Buongiorno, bentrovati a Sveglia Trieste. Telespettatori, sono le 7 in punto. Inizieremo la nostra rassegna stampa breve, poi, anzi, prima vedremo anche l'Osmer, il sito dell'Osmer per quanto riguarda l'aggiornamento meteo. Poi ci saranno i nostri ospiti in studio e anche su Skype. Anzi, prima su Skype alle 8, Massimo Varrecchia, presidente della Società Ginnastica Triestina, si collegherà con noi. Parleremo anche della situazione sportiva in questo momento a Trieste e in tutta Italia. Poi invece il dottor Marino Andolina di Fondazione Comunista sarà con noi in presenza in studio dalle 9 e un quarto fino alle 10:30. E noi andremo anche a visionare parecchi servizi della giornata di ieri in questa lunga puntata di Sveglia Trieste, viste anche le novità e soprattutto dopo l'ascesa in zona arancione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. La giornata di ieri è stata ricca di documentazione e testimonianze che poi manderemo di nuovo in onda. Anticipo già che stasera saremo in diretta dalle 19:30 col telegiornale e poi continueremo la diretta fino alle 9 con anche la troupe esterna. Andremo fuori in città a vedere la situazione, come è vissuta la città e gli spostamenti e insomma il periodo serale quando ci si avvia verso l'orario del lockdown che, come sapete, scatta alle 22 e ovviamente adesso c'è anche la problematica, o meglio, la situazione per cui non si va più da comune a comune senza un'autocertificazione, a parte quindi contemplando i motivi di necessità, urgenza e motivi di lavoro. Iniziamo la nostra puntata con l'aggiornamento della pagina meteo. Oggi domenica 15 novembre, dalla costa alle Prealpi, tempo umido con cielo nuvoloso coperto, foschie e qualche piovigine, specie a est. Sulle Alpi tempo migliore, temperature minime tra i 10 e i 13 gradi, temperature massime tra i 13 e i 15 gradi. Il tempo per domani, lunedì 16 novembre, di notte e di mattina cielo nuvoloso coperto con piogge sparse da deboli a ovest ad abbondanti a est, neve sui monti oltre 1500 metri. A ovest oltre 1200 metri a est, possibili rovesci sulla costa. Dal pomeriggio miglioramento e sulla costa Sofia Labora anche sostenuta. Temperature minime tra i 9 e i 12 gradi, temperature massime tra i 12 e i 15 gradi. Il tempo per dopodomani, martedì 17 novembre, netto miglioramento, cielo sereno, poco nuvoloso per il passaggio di nubi da nord. Temperature minime tra i 7 e i 9 gradi, temperature massime tra i 13 e i 15 gradi. Mi sposto sulla prima pagina del quotidiano Il Piccolo, Friuli Venezia Giulia, da oggi semichiusura. Federica ritira la sua ordinanza, è entrata in vigore la zona arancione, è vietato spostarsi fra comuni e stop a bar e ristoranti. Dura la reazione del governatore, rapporti molto tesi con lo Stato centrale. I sindaci dei capoluoghi chiedono a Roma che ci ripensi. Alla vigilia del nuovo regime si registrano in regione oltre 500 casi positivi ed è record in laboratorio. Il 43% delle persone testate ha contratto il morbo. A Trieste invece i locali sono stati presi d'assalto per l'ultimo aperitivo. I bar erano pieni fino al cosiddetto gong delle 18, tra caffè e aperitivi consumati seduti e raffica di tavoli prenotati a pranzo in molti ristoranti, comprese le trattorie del Carso. I triestini hanno risposto così alla zona arancione che è scattata oggi. Poi Massimo dalla regia ci sta anche mostrando le immagini della città proprio riguardo a questa notizia, come potete vedere, città abbastanza piena e persone che hanno scelto di vivere così l'ultimo giorno dopo la chiusura necessaria e quindi dopo la situazione che si presenterà da oggi, cioè non avrà più senso, più così senso uscire in città per fare qualche attività, anche perché le attività che si potranno fare sono davvero, davvero poche. La seconda ondata di Covid peserà sui conti dell'Inps, questo ciò che mette sotto pressione i conti dell'ente. Negli ultimi anni lo Stato si è trovato diverse volte a ripianare il debito della Previdenza, quindi i milioni di italiani che percepiscono la pensione e un assegno per il sostegno al reddito non corrono pericoli, ma questo è l'ennesimo segnale negativo sul futuro dell'ente. In totale è prevista una perdita di 28 miliardi. Recovery Fund, meglio usarlo per la scuola, la sanità e l'innovazione. Questo è il rapporto che si studia a Nord-Est. Scuola, sanità e innovazione, qui si vorrebbe utilizzare il Recovery Fund dell'Unione Europea nelle regioni del Nord-Est Italia. Trieste Feralpi, scontro diretto con l'ex Pavanel, rientra Giorico, il calcio di Serie C ci presenta il match di oggi. Dopo il successo con l'Imolese, la Triestina cerca Salò, il sesto risultato utile consecutivo
positivo su un campo difficile per vari motivi. Innanzitutto la Feralpi è una formazione quotata all'inizio del match, previsto per le 17:30, arbitra Cudini, arbitro di Fermo. Noi invece ci fermiamo, scusate il gioco di parole, ci fermiamo, andiamo in pausa pubblicitaria, poi torniamo con la rassegna stampa e con i nostri servizi. State con noi. Bentrovati a Sveglia Trieste, già abbiamo letto i titoli del quotidiano, addentriamoci all'interno dello stesso. Scorrettezze da Roma, Fedriga ritira l'ordinanza, convoca le regioni, il presidente Friuli Venezia Giulia contro l'esecutivo Conte dopo l'applicazione del mini lockdown. Poca chiarezza, ora un confronto e traccia il provvedimento di, e straccia, anzi scusate, il provvedimento di 48 ore prima, l'ordinanza ritirata appena 48 ore dopo la firma, un annuncio che suona come una vibrante protesta istituzionale, quello del presidente Fedriga, che ieri pomeriggio in conferenza stampa ha attaccato il governo dopo la decisione di far diventare la regione zona arancione. Nel mirino in particolare il ministro Speranza, ministro della salute, che giovedì aveva dato il placet all'ordinanza concordata dallo stesso Federica Conzai e Bonaccini, governatori di Veneto ed Emilia Romagna, che avrebbe evitato la chiusura totale degli esercizi pubblici. Ora chiedo la riunione urgente della conferenza delle regioni, perché non possiamo andare avanti così, visto che di fatto l'annullano, ritiro l'ordinanza, ma qui serve una leale collaborazione istituzionale, ha tuonato così il governatore. Poi alcuni numeri sono in miglioramento, il ministro Speranza aveva approvato il testo di giovedì, queste alcune frasi strappolate dalla conferenza stampa di ieri, che fanno capire un po' anche la perplessità. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle difendono le scelte invece del governo, dati scientifici e parametri per stabilire le risposte, questi commenti. I grandi sindaci in rivolta, ingiustizia inaccettabile verso la nostra comunità, la protesta anche dei sindaci uniti nell'iniziativa per le firme da 5 primi cittadini di Piazza, Ziberna, Cisinte, Fontanini e Ciriani. I territori meritano rispetto, una lettera aperta per chiedere al governo e al ministro della salute Speranza di rivedere la scelta fatta e di riannodare il filo del dialogo in un rapporto costruttivo con la regione e le autonomie locali attraverso il riconoscimento dell'ordinanza già concordata. Sentiamo, vediamo, prepariamo di piazza a Ring il servizio dove il sindaco di Trieste parla proprio sulla zona arancione, su quello che è successo, poi sentiremo anche le parole di Riccardi, perché adesso la lettera aperta che potrebbe essere mandata al sindaco, al ministro Speranza, verrà firmata appunto da 5 sindaci, tutti per chiedere appunto più comprensione sui territori dal punto di vista della gestione delle chiusure degli esercizi commerciali. Risentiamo le parole. Sono amareggiato, incazzato, e devo dire che Speranza si sta comportando veramente, sta facendo politica. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha descritto così ieri a Ring inequivocabilmente il suo stato d'animo rispetto alla decisione del governo di inserire il Friuli Venezia Giulia fra le regioni arancione. Il primo cittadino ne dà un'interpretazione politica, quella che circola da ieri. Il Friuli Venezia Giulia, assieme alle Marche, amministrate dal centrodestra, pagherebbe un prezzo tutto politico per l'inserimento della Campania e della Toscana, amministrate dal centro-sinistra, fra le regioni rosse, ovvero quelle con limiti più restrittivi. E vede nel ministro della Salute Speranza l'esecutore di tale piano. Avere questa sberla da uno come Speranza mi fa molto arrabbiare, e domani mattina con la batteria del Viminale lo cercherò e gli dirò quello che penso di lui. Così infine il sindaco ha sintetizzato lo stupore e la rabbia di fronte alle decisioni del governo. C'era un'ordinanza di Fedriga che entrava, i ristoratori e i bar si chiudeva alle 18, ma però alle 15 eravamo tutti seduti, però c'era un minimo di lavoro. Adesso siamo dalla mezzanotte di domani sera, siamo chiusi, non posso andare a Sistiana. Da domani sera a mezzanotte non posso andare a Sistiana, non possiamo andare in altri comuni, ma è una follia. Ma poi ripeto, nei confronti dei bar e dei ristoratori, come ho detto in piazza e come ha detto il Presidente, è incomprensibile questa cosa, perché ripeto, i dati ci danno ragione.
E allora torniamo sul quotidiano prima del prossimo servizio. Friuli Venezia Giulia, zona arancione, le regole in vigore. Dunque, coprifuoco dalle 22 alle 5, tranne per motivi di lavoro, necessità e salute. Vietate gli spostamenti da una regione all'altra, da un comune all'altro, tranne per comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Bar e ristoranti chiusi 7 giorni su 7, ammessi servizi per asporto fino alle 22, la consegna a domicilio senza restrizioni di orario. Chiusura dei centri commerciali da domenica, nei festivi e nei prefestivi, tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabacchi. Didattica a distanza alle scuole superiori, tranne per l'attività di laboratorio e per gli studenti con disabilità. Chiusi musei, mostre, piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi al chiuso. Sospese le attività di sale scommesse, sale giochi, bingo e slot machine. Capienza dei mezzi pubblici al 50%. Mascherina sempre indossata fuori casa quando non si riesce a garantire la distanza interpersonale di un metro, tranne bambini sotto i 6 anni, persone con patologie, chi fa attività sportiva. L'attività sportiva invece è ammessa senza mascherina e con distanza di almeno 2 metri, quella motoria come la passeggiata con distanza invece di almeno 1 metro e con mascherina indosso. Cosa è raccomandato? Spostarsi da casa solo per esigenze di lavoro, necessità e salute. Evitare poi di ricevere nelle residenze private persone diverse dai conviventi. Poi la circolazione, quindi abbiamo capito che è invariato questo divieto dalle 22 alle 5 per il coprifuoco, che quindi continuerà a scattare alle 22. Per i locali, asporto e delivery abbiamo detto che sono consentiti, restano aperti a differenza delle zone gialle, però nelle zone arancioni i bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie chiusi 24 su 24 con il classico servizio di consumazione sul posto. Quindi ok invece al catering e alle mense, e anche concesso, come già durante il lockdown, quel servizio da asporto che potrà andare avanti appunto fino alle 22. Invece ricordiamo, la consegna a domicilio sarà senza limiti di orario nel rispetto delle precauzioni anti-Covid. Rimangono aperti invece negozi come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Mentre l'altro titolo che vediamo è zona arancione in vigore, bar e ristoranti chiusi H24, questo è il principale problema che abbiamo registrato anche ieri, negozi riaperti nei festivi. E allora a questo punto andiamo a vedere quello che ha detto Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, sui negozi. Presidente, cosa cambia con il ritiro delle ordinanze? Beh, di fatto cambia poco, perché è vero che l'ordinanza dava alcuni parametri come la chiusura della media e grande distribuzione, come la chiusura degli outlet. Di fatto con la zona arancione, dove non ti puoi spostare dal tuo comune, diventa tutto più complicato. Voglio sottolineare ai cittadini però che uno, se abita in un comune piccolo e non gode di avere disponibilità di quel determinato servizio, può spostarsi in un altro comune dove quel servizio c'è. Quindi i piccoli negozi possono tenere aperto la domenica, per semplificare, e quindi ci si può spostare verso quei negozi? Possono tenere aperti la domenica e si può andare su quei negozi se ovviamente quel tipo di bene non è presente nel proprio comune, la vendita di beni non è presente nel proprio comune. Quindi con l'autocertificazione? Così dice l'ordinanza nazionale. Cosa dice a quella parte di popolazione che invece sembra non aver capito, perché alle 17 circa nel centro di Trieste c'erano assembramenti in diversi punti evidenti a tutti? Questo dico, la responsabilità è di ognuno di noi, è dunque che dopo uno si lamenti perché siamo zona arancione o rossa. Oggi siamo in zona arancione, secondo me, per dei parametri che non rappresentano la situazione della regione. Però se continuano ad aumentare i contagi in modo esponenziale, è chiaro che dopo supereremo sì il tasso di terapie intensive e di ospedalizzazioni. A quel punto però, se non capiamo che la responsabilità è di ognuno di noi e di come ci comporta ognuno di noi, dopo non prendiamocela con gli altri, per favore. Tantomeno col governo, lo dico con chiarezza, perché se oggi il governo mi dicesse tu hai superato il tasso di terapie intensive, c'è una situazione preoccupante negli ospedali, sarei prima a dire facciamo misure ancora più restrittive. Però per quello serve l'impegno di tutti, non possiamo pensare che ci sia qualcuno che si possa deresponsabilizzare in una situazione come questa, che è una situazione difficile, non è facile. Non è che i cittadini devono pensare liberi tutti, perché la situazione è difficile anche nella nostra regione, seppur siamo meglio di altri territori, ma è molto difficile. Colleghiamoci con la sala operativa della Polizia Locale, l'ispettore Massimo Conti per noi al telefono. Buongiorno, buona domenica, pronti per gli aggiornamenti? Sì, buongiorno, buona domenica a tutti. Diciamo che non abbiamo molte cose da dire, perché in questo momento il traffico è nullo, anche per l'ora, per la domenica,
e anche per diciamo, l'entrata adesso in vigore del nuovo DPCM, quindi insomma che siamo zona arancione. E ricordiamo a tutti, insomma, di non creare assembramenti, oggi è domenica, la giornata non è bellissima, però insomma cercare di evitare, ecco, diciamo, i posti che potenzialmente potrebbero essere affollati, ecco, nient'altro. Abbiamo una manifestazione in Piazza Unità, c'è più che altro un presidio, dalle 10.30 alle 12, ma non dovrebbe creare grosse problematiche, circa dai 100 ai 150 come persone previste. Altre cose sinceramente oggi non abbiamo da dire. Allora grazie Ispettore Conti per gli aggiornamenti e buon lavoro, buona domenica. Grazie, grazie. Grazie all'ispettore che anche lui, come se avete sentito, ha ricordato di uscire eventualmente per necessità, ma insomma evitare assolutamente di fare quelle vasche in centro o come preferite chiamare. Insomma, di non scendere in città per inutilmente stare in giro, perché se tutti lo facessimo ovviamente la situazione non cambierebbe. Allora, cerchiamo di capire anche come andare avanti, perché qui volevo vedere, intanto chiedo per favore a Massimo se intanto prepariamo anche il servizio a questo punto di Riccardi a Ring, perché vogliamo sentire sui dati cosa ha detto lui in merito anche alle frasi con cui ci ha lasciato il servizio di Massimiliano Fedriga, che parlava appunto della stranezza dell'essere in zona arancione. Ma prima di mandarlo, calano i tamponi e i contagi, altri 10 morti, il trend settimanale dei nuovi casi ieri 558, torna a scendere rispetto ai giorni scorsi, ma è record di positivi al primo test, cioè 43%. Cosa vuol dire? Che il 43% delle persone tra i testati, il 43% ha contratto il virus, quindi insomma nella giornata di ieri un dato sicuramente significativo. Il bollettino della giornata del vicepresidente Riccardi informa quindi poi della morte di un uomo di 62 anni di Trieste e di una donna di Gorizia di 88 anni, entrambi deceduti in ospedale nel capoluogo regionale. Le altre vittime sono in Friuli e sono una 94enne di Pasiano di Pordenone, una 91enne di Pordenone, una 90enne di Valvasone Arzene, una 87enne di Pordenone, un 85enne di Frisanco, un 85enne di San Daniele, un 82enne di Caneva e un 81enne di Tavagnacco. Le persone morte quindi dopo aver contratto il virus sono ora 516, di cui in tutta la regione, di cui 245 a Trieste. Qui il giornale dà la possibilità di ritagliare l'autocertificazione dallo stesso, ricordiamolo, che va compilata e consegnata al pubblico ufficiale con i parametri riempiti in maniera correttamente, quindi facciamo un breve ripasso, si compilano i dati con i dati, si compila con i dati personali questa prima parte dove c'è il nome e cognome da inserire, le qualità anagrafiche, quando si è nati, la residenza, il domicilio, la via in cui si abita attualmente, il mezzo con cui si vede identificati, il documento, l'utenza telefonica da riferire per eventuali contatti. Poi bisogna barrare la necessità per cui si esce, cioè la comprovata esigenza lavorativa, il motivo di salute o altri motivi ammessi dalle vigenti norme, ovvero dai precedenti, dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio. Poi bisogna segnare il tragitto che si intende e che si è inteso percorrere, quindi lo spostamento da dove è iniziato, con che destinazione, e in merito allo spostamento possibilità di dichiarare anche altro. Dopodiché la data e la firma, alla quale di fianco alla vostra verrà postata la firma del pubblico ufficiale che verificherà. Sentiamo Riccardi con le sue parole dette a Ferdinando Varino a Ring l'altra sera sui dati del Friuli Venezia Giulia in zona arancione. Il dato di oggi è l'1.41. Ma ripeto, l'RT è uno dei dati, no? Non certo. È che tu fai tutto. E allora il problema sono i posti letto?
Ma scusi, se la soglia delle mediche è al 40%, siamo al 29%, se la soglia delle intensive è al 30%, siamo al 27%. L'indice RT in Friuli Venezia Giulia è migliore rispetto alla media nazionale ed anche altri indicatori risultano più bassi. Pertanto, come ha sottolineato ieri a Ring l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi, la decisione di includere la nostra regione fra quelle arancioni risulta quantomeno incomprensibile. Ma è normale che tu, davanti a dei parametri, devi chiuderti delle ore a discutere se uno sta qui o se uno sta là, perché allora vuol dire che il dato non è oggettivo, no? Vuol dire che c'è una valutazione che va al di là del dato oggettivo, perché altrimenti è inspiegabile che ci siano organizzazioni scientifiche che stanno lì a discutere per ore. Se il parametro è da 0 a 10 e 5, se sei sotto 5 hai una valutazione, se sei sopra 5 è un'altra valutazione, mi spiegate di cosa stiamo parlando? Ciò che ha lasciato basito l'assessore è appunto la differente considerazione dei dati da parte del governo. Riccardi al momento si è tenuto fuori da ogni polemica con altre regioni, ma ha ribadito una volta di più i numeri registrati dal Friuli Venezia Giulia. Io conosco bene i nostri parametri. Noi abbiamo l'RT in calo, il tracciamento in crescita, il rapporto contagio sul tampone che non è più alto delle altre regioni. Siamo sotto le soglie delle intensive dell'area medica, allora non capisco. Io penso che fino a quando non ci sarà un chiarimento definito su quelli che sono i parametri, quindi tu vieni giudicato e uno ti dà il voto, però deve anche farti capire su che cosa devi studiare, no? In definitiva, par di capire che ciò che più abbia indispettito Riccardi è stata la tempistica di determinate decisioni. Il dato è che ieri il Ministro della Salute, insieme al Presidente della Regione, non solo del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia, stabiliscono alcune regole ulteriormente restrittive al di là dell'appartenenza al campo giallo, le definiscono insieme, le concertano, viene data l'intesa dal Ministero della Sanità e oggi queste regole cambiano per due regioni su tre. Dalle mail Fabio ci scrive: buongiorno, mi chiedo se i caffè sono chiusi, chi me lo porta su richiesta a casa? Chissà, chi avrà voglia di farlo effettivamente? Poi il caffè non è forse uno di quei prodotti che è congeniale portare a domicilio per motivi, insomma, si raffredda in fretta, ok, ci si può organizzare probabilmente, sicuramente qualcuno credo che lo farà comunque, quindi insomma informatevi sui vostri balconi, i vostri baristi di fiducia, se qualcuno intende fare così. E allora a questo punto prepareremo fra poco il servizio proprio su questo, cioè abbiamo sentito i baristi ieri insieme ai cittadini in città, proprio per quanto riguarda la situazione e l'assalto dei triestini ai caffè per pranzi aperitivi nella surreale vigilia della serata dei locali, come titola questo articolo. Il boom di clienti in centro come in Carso non ha cambiato l'umore nero di tanti gestori che già si attrezzano per sopravvivere con l'asporto. Guardate dalle foto, si capisce quanto era veramente frequentata la città ieri. Il rito dell'aperitivo prima del rompete le righe delle 18 nel pomeriggio di ieri, alla vigilia della chiusura forzata dei locali, poi potete vedere insomma in varie zone della città i posti erano più che occupati, la gente evidentemente ha approfittato dell'ultima occasione. E noi invece ieri ne abbiamo approfittato per chiedere a chi lavorava in presenza con i clienti da servire al momento, forse, anzi sicuramente per l'ultima volta prima delle prossime due settimane, abbiamo proprio chiesto ai baristi se sono organizzati. Poi abbiamo chiesto anche ai cittadini come hanno vissuto questa decisione, questa scivolata in zona arancione. Vediamo. Non immaginavo di arrivare a questo, dopo tante restrizioni, cioè uno si adegua, abbiamo fatto il tutto per andare avanti. Ci hanno dato delle restrizioni da fare, i plexiglass, disinfettante, mascherine, per arrivare a questo, cioè sinceramente non me l'aspettavo. La reazione il giorno dopo, la notizia del Friuli Venezia Giulia scivolata in zona arancione. Basta caffè al bar, solo asporto o servizio a domicilio. Nessuno spostamento da comune a comune, se non per necessità contemplate nell'autocertificazione compilata. Queste le novità principali che incidono sul sistema economico e sulle abitudini e attività delle persone. Uno schifo vero e proprio. Questo che fa il governo è solo una presa per il culo di tutti i cittadini italiani. Se necessario, penso proprio di sì. Altrimenti cosa succede? Si va ancora peggiorando. Meglio così, diciamo. Lo chiamano soft, ma
secondo me per chi lavora, soprattutto nei bar e ristoranti, non è molto soft. E dobbiamo accettarlo. Non resta altro. Male, male, perché noi qui a Trieste siamo abituati ad andare alla mattina a bere il caffè. È come un'abitudine che hanno tutti i triestini. Una pegola de matti. Mamma mia, la guardi. Proprio per me è una metà, proprio la triestina, metà alle gambe. Mi mattina e pomeriggio sono sempre fucida. Nel supermercato qualcosa, ok. Ma se no devo uscire, non venga giù. Mi rispetto. Zaia è stato più bravo di noi allora. I veneti sono molto più bravi di noi. Ma cosa vuole che dicenda? Bisogna lottare contro questa bestia che abbiamo. Tornando al tema più strettamente economico, sono organizzati i bar e i locali per riuscire a sopperire ai mancati guadagni tramite il servizio di domicilio e asporto? A domicilio caffè non si porta in genere. Per noi è un problema. Sono preoccupato come credo tutti i miei colleghi, anche perché sappiamo quando inizia, che è domani, ma non sappiamo quanto durerà, quindi sarà sicuramente lunga e dura. Siete organizzati con l'asporto col domicilio in evenienza? Sì, anche perché noi qua facciamo anche bottiglieria, quindi sia bottiglie di vino, cesti di Natale, panettoni e tutto, e speriamo bene. Ci scrive Rosi, buongiorno, buona domenica, volevo un chiarimento, premetto che io ho la patente, mio marito può accompagnarmi al lavoro che si trova in un altro comune, serve l'autocertificazione. Allora, sì, serve l'autocertificazione, assolutamente, e diciamo è da compilare come abbiamo fatto vedere prima, anzi torniamo sul giornale, e barrare in queste caselle la necessità per cui ci si sposta. Però, signora, se lei ha la patente, secondo me potrebbero dirle che necessità ha che suo marito la accompagni, premesso che, essendo marito e moglie convivendo assieme, secondo me non ci sono problemi, a prescindere. Quindi sì, andateci assieme. Diciamo che una persona molto puntigliosa potrebbe dirle ma lei ha la patente, di conseguenza perché si fa accompagnare? In realtà, abitando assieme col marito, cioè siete sempre a stretto contatto, quindi insomma non credo ci siano problemi. Assolutamente però l'autocertificazione, quello invece è imprescindibile, segnando il motivo. In questo caso lei va per lavoro e di conseguenza non c'è problema, è contemplato nell'autocertificazione il motivo per lavoro, quindi lei non avrà sicuramente problemi, Rosi. Allora, buongiorno, sono Simone, volevo sapere se è permesso portare la propria figlia a fare un'attività permessa, nello specifico scout, fuori dal comune di residenza, e le modalità di spostamento nel caso sia permesso. Grazie. Nel caso sia permesso, nel caso sia garantite le precauzioni e nel caso ovviamente questa attività possa essere fatta solo in quel luogo, io credo che si possa fare nel caso l'attività fosse permessa. Dovrei vedere meglio e capire meglio nello specifico la situazione, però insomma mi sento di essere ottimista. Continuano a fioccare le mail, io però devo andare in pubblicità, leggo l'ultima, ma con un bar e ristoranti chiusi, i muri adesso dove li poterà andare in gabinetto, che i bagni pubblici non ci sono più, anche questo sarà un problema, ma tanto uscire di casa è meglio non farlo, oltre che non ci sono poi così tanti motivi, a parte quelli ovviamente necessari, per esempio fare la spesa, insomma, magari si esce di casa, si fa la pipì in modo tale che non scappi nel tragitto e poi si torna a casa, insomma. Rispondo così. Andiamo in pausa pubblicitaria, più tardi, ma non al rientro, vedremo anche il primo servizio molto lungo di quasi 6 minuti andato in onda nel nostro telegiornale, perché Massimiliano Fedriga, tenendo quella conferenza stampa di ieri, ovviamente abbiamo estrapolato le parti più interessanti. Pubblicità, ci vediamo fra poco. Il presidente Fedriga giustamente ha detto: dobbiamo rispettare le regole. Noi le regole stiamo rispettando,
Signori, ci hanno detto di sanificare i nostri locali, abbiamo sanificati, ci hanno detto abbiamo speso soldi, ci hanno detto di tenere le distanze, ci hanno detto di mettere i plexiglass, di tutto e di più, niente assembramenti, facciamo di tutto, ma cosa vogliono da noi ancora questi signori al governo? Siamo in mano dei dilettanti allo sbaraglio, proprio dei dilettanti. Se noi gestiamo le nostre aziende come loro ci gestiscono noi, siamo falliti il giorno dopo. Come facciamo a pagare gli affitti? Ci danno il credito d'imposta. Ok, bisogna pagare l'affitto con il credito d'imposta, signori. I soldi li abbiamo? Come paghiamo i nostri dipendenti adesso? Come li pagheremo se non incassiamo più? Come pagheremo? Adesso con l'arancione almeno l'F24 do una comunicazione ai miei associati, ai miei colleghi, almeno quello slitta. Slitta. Ah, questo è importante. Il 16 questo... slitta l'F24, il famoso IMS, IRPEF, IVA, eccetera. Slitta, non si sa fino a quando, ma slitta, vabbè. Non ce la facciamo dare la cassa integrazione anticipata. Non abbiamo più i soldi. Siamo sfiduciati dallo Stato. Non crediamo più a questo Stato, non crediamo più a questo governo. Così Vesnaver, Bruno Vesnaver, presidente regionale FIPE, per quanto riguarda il commento a caldo della zona arancione, parole dure. Allora, andiamo a vedere un attimo sul quotidiano cosa ci raccontano anche le altre notizie. Villa San Giusto a Gorizia, positivi 21 ospiti e 9 sanitari, ricoverati in ospedale 4 anziani, la struttura comunque rassicura, è tutto sotto controllo, sono diventate loro malgrado uno degli epicentri dell'infezione e in tutta Italia e anche a Gorizia il virus è entrato nelle case di riposo nonostante le difese altissime e i controlli davvero, davvero scrupolosi. Scoperti nuovi casi di mesoteliomi da visite fatte per paura del Covid, il direttore del CRUA Barbina spiega l'anomala stabilità del dato registrato nei 10 mesi dell'anno con il timore del contagio virale, tanti ex esposti fanno le radiografie toraciche per la prima volta. Ritardo nei tamponi, scrive a ministro e assessore, Roma risponde, la regione no, esasperata per le incertezze legate ai risultati sugli esami, una sagradina si è rivolta al dicastero della salute ed è stata subito chiamata, scrive al ministero della salute, perché esasperata riceve subito risposte. È la curiosa storia che emerge dall'Isontino e più specificatamente Sagrado, dove la signora Ivana, nome di fantasia, l'origine straniera, ha sudato le proverbiali 7 camicie per ottenere un po' di attenzione dal sistema sanitario. Mio marito ha eseguito il tampone il 26 ottobre, ma per giorni e giorni non abbiamo avuto nessuna notizia da parte di Asugi su come dovessimo comportarci. Ho chiamato il mio medico, che intanto ha prescritto il tampone a me e a mio figlio. Dopo aver effettuato il test all'ospedale di Monfalcone, passa qualche giorno e veniamo a sapere che quello di mio figlio era da ripetere in quanto illeggibile e il mio non si trovava più. Sono stata assente dal lavoro senza una giustificazione perché l'ufficio, nonostante i solleciti, non è riuscito a darmi una soluzione alle domande che ponevo. Nel frattempo poi la Sagredina aveva contattato, senza farsi troppe illusioni, direttamente la Regione e anche il Ministero della Salute per ottenere risposte. Ho mandato le mail al viceministro Sileri e, cosa stranissima, mi hanno non solo risposto ma persino telefonato, un colloquio di 15 minuti in cui le è stato rassicurato che il suo caso sarebbe stato preso in carico e la Regione Friuli Venezia Giulia sarebbe stata informata della situazione. Andiamo al telefono, pronto? Pronto, buongiorno, prego. Senta, io volevo, ho telefonato per questo motivo. Ieri avete fatto un bellissimo servizio a Baccola, sì. C'era Bosazzi e credo che c'era anche lei. Sì. Solo che quel signore impunemente, con quella faccia tossa e con quella sorridendo beffardo, Senza mascherina si era permesso ancora di ridere. Quello eh sì, e Bosazzi gliel'ha allora, anche detto. Io volevo dire questo. Se che avessi detto, sa, scusi tanto, se venivo in bicicletta con l'asma, me lo dimenticare, la gara, no, viva lei, babbo, insomma, tutto si può capire. Sì. Ma con quell'anda ancora c'è un giro la gente. Mi a 77 anni devo stare a casa, stavo a casa, non dico volentieri, ma stavo a casa per rispetto mio e rispetto degli altri. Lui ci permette di andare in giro in bicicletta e ancora ridendo, scherzando,
come Presidente anche per l'anticamera del cervello, no? Mi suggerisci, di dare quel filmato ai vigili urbani e di dare anche la vera volontà, così si impara a ridere agli altri moni che portano la mascherina. E poi volevo farvi una domanda, volevo fare un... Sì. Una roba, no? Voi quando che mandate quell'email dell'intervista, eccetera, quel che manda la gente che c'è scritto sotto un doc, adesso i messaggi che vengono mandati in trasmissione, no? Sì, esatto. Per intervenire 040 31 93 dà fastidio perché non si arriva a leggere il tocco. Allora, se lo sportello mette più su, più giù, più qua, più di là, perché leggere un messaggio, la prima riga, la seconda non si arriva, dà un po' di fastidio, no? Va bene, queste cose ci servono anche a noi per renderci conto. Allora va bene, accetto la segnalazione, così magari... Spostare il palinsesto, eccetera, ma comunque... E dà un po' di fastidio. Va bene. Buona giornata. Grazie a lei, buona giornata, grazie. Allora, signora, poi ha ragione, sempre portare la mascherina. Poi il ciclista di ieri stava facendo attività sportiva, si è evidentemente dimenticato di rimettersela immediatamente, infatti anche Bosazzi gliel'ha detto e poi lui l'ha indossata, insomma, quindi sì, ricordarsi sempre di indossare la mascherina. So che a volte può scappare di mente se si sta facendo altro e la si deve indossare improvvisamente, però mi raccomando, facciamo attenzione, come anche ha detto il signore che ha telefonato, è importante. Altre mail che stanno arrivando per questa giornata, per esempio Pierpaolo, per un suggerimento che propone l'installazione di WC chimici, bagni chimici a disposizione di chi si reca in città per sopperire alla mancanza di quelli situati nei locali ormai chiusi. Beh, il fatto che ci debbano essere bagni chimici è sicuramente utile a prescindere, quindi insomma ha ragione Pierpaolo. Poi è chiaro che voi potete andare in città per andare nei negozi, anche se i bar sono chiusi e tutto quanto, resta inteso il fatto che si dovrebbe andare teoricamente, no, per il tempo necessario per effettuare l'acquisto e poi andare a casa o effettuare altri acquisti se si ha bisogno, poi insomma. Però sì, è una problematica quella del bagno, assolutamente, non saremo noi a negarlo. Allora, andiamo a vedere. Ah beh sì, un'altra persona che spinge su questo, dove fare la pipì per esempio per gli autisti, come faranno, visto appunto che tanti bar e locali sono chiusi. No, beh, è vero, è una problematica, ma d'altronde signori, se fosse tutto rose e fiori non saremmo in una situazione straordinaria, obiettivamente. Sono quasi le 45, noi fra poco vedremo il servizio che riguarda la lunga presa di parola di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione, per la conferenza stampa condotta ieri insieme all'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Fra pochi istanti la manderemo, mentre sto già guardando un attimo tra le mail se conviene leggere qualcosa o magari più tardi. Allora, vi leggiamo questa che è interessante. Mia figlia è matricola all'Università di Gorizia e ci va in treno. L'autocertificazione deve essere fatta in due copie, cioè una per il tragitto di andata e l'altra per il tragitto di ritorno. Allora, farne due copie male non fa, quindi magari effettivamente è una buona idea farne due copie, anche per precauzione, no? Per metti che succede qualcosa, metti che se ne perde una. Però vediamo assieme l'autocertificazione. Seguimi per favore Massimo un secondo sul giornale, vediamo se è contemplabile il fatto di farne una sola per due tragitti. Lo spostamento inizia da con destinazione A, in merito allo spostamento si dichiara inoltre che... Magari si può dichiarare andata e ritorno in questo spazio, come in un biglietto del treno, e specificare gli spostamenti in due fasce in queste prime caselle, utilizzando quindi una sola autocertificazione. Però, nel dubbio, fatene due. Tanto, voglio dire, un pezzo di carta in più costa poco. Allora, andiamo a vedere assieme il servizio anticipato, 6 minuti, dove Massimiliano Fedriga parla riguardo alla zona arancione in Friuli Venezia Giulia, alla decisione del governo, insomma, risentiamo le sue parole. Come ho detto più volte, che noi riteniamo e ritenevamo che quell'ordinanza potesse essere un giusto equilibrio
per cercare di dare risposta a una situazione oggettivamente pericolosa che c'è nel paese, in Europa e non solo in regione, anzi, dopo vedremo la situazione regionale, ma anche da noi ovviamente critica, siamo in mezzo a una pandemia, e al contempo potesse tenere in equilibrio in generale gli interessi dei cittadini, delle imprese, degli esercizi. Giovedì sera questa ordinanza ha avuto l'intesa col Ministro della Salute, con dati del nostro gruppo di lavoro guidato dal professor Barbone, che ci davano in netto miglioramento rispetto alla settimana precedente, che eravamo zona gialla. Quindi emaniamo questa ordinanza, penso, con grande senso di responsabilità e collaborazione istituzionale con il governo. Venerdì la ruota della fortuna si è mossa e ci ha messo in zona arancione. Intanto, se il governo aveva altri indicatori, mi domando perché non ce l'abbia detto quando stavamo predisponendo quelle ordinanze. In secondo luogo, i due fattori, diciamo, che ci fanno andare nell'allerta tra i 21 parametri non sono il numero di terapie intensive, che siamo ancora sotto soglia, molte regioni sono sopra, non è il numero dei posti letto disponibili, che siamo ben sotto soglia, a differenza di altre regioni. Sono uno, scusate mi sento nel tecnicismo ma cerco di semplificare, è l'incremento percentuale dei positivi sui nuovi tamponi. Cosa vuol dire? Per essere chiari, che se io faccio 1000 tamponi, trovo 100 positivi, la settimana dopo rifaccio 1000 tamponi e trovo 119 positivi, va bene perché non supero di più del 20% i positivi ritrovati rispetto alla settimana precedente. Se io invece faccio 1000 tamponi e trovo 10 positivi, la settimana dopo faccio 1000 tamponi e trovo 13 positivi, quindi non più 19 ma più 3, allerta, è salita più del 20% rispetto alla settimana precedente. Io mi domando se è normale un dato del genere, che viene pesato come se avessi le terapie intensive piene. Il secondo dato è un dato che viene dato non settimanalmente, per vedere appunto come si evolve settimanalmente, ma un dato che viene dato mensilmente. Quindi ci dicono, ci paragonano alla settimana precedente, al mese precedente di ottobre, che era un altro mondo. Di più, quello è un dato che è una parte di dato sul tracciamento, dove in realtà sugli altri dati sul tracciamento siamo in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Voi capite che motivare, guardate, io penso che in questo momento sia il periodo della massima attenzione che ogni cittadino deve tenere per evitare il contagio, perché non siamo al sicuro. Però se vogliamo che la lotta alla pandemia abbia successo, bisogna essere chiari con i cittadini, chiari fra istituzioni e remare tutti nella stessa direzione. Io questa chiarezza non la trovo. Il mio gruppo di lavoro non ha l'algoritmo con cui viene calcolato tutti questi magnifici parametri. Abbiamo chiesto più volte, io personalmente, in conferenza delle regioni, di non inserire il pilota automatico e andare avanti anche se c'è un muro e schiantarsi. Abbiamo chiesto che, se ci sono questi dati, ci sia un confronto con i gruppi di lavoro regionali che spiegassero le motivazioni e noi spiegassimo quello che stiamo facendo. Invece qui hanno inserito il pilota automatico. Ieri ho sollecitato più volte il governo di andare a chiedere un approfondimento al CTS, al gruppo di lavoro, quello che è, più volte. La risposta è stata: no, così è, quello del Valvara, arrivederci, grazie, io non posso fare altro che rispettare il DPCM. Così non può funzionare nel rapporto con le regioni. Non può funzionare. E poi devo dire anche altrettanto, quando si chiede collaborazione, che penso di avere sempre dato, e penso su tutti i miei 7 testimoni, anche nelle ultime dichiarazioni, ormai è diventato inaccettabile che qualcuno a Roma chiedano collaborazione e poi sul territorio ci sono degli sgherri che incominciano a fare invece la guerriglia raccontando menzogne a livello regionale.
Noi siamo una regione che ha potenziato tutti i servizi ospedalieri e li sta continuando a potenziare. Oltretutto, l'esempio di Gorizia ne è lampante. L'ospedale di Gorizia ne è lampante. Allora, o c'è correttezza perché stiamo tutti combattendo una pandemia, ma se non c'è correttezza, chi vuole utilizzare parametri a giorni alterni o delegare a un algoritmo le scelte che influiscono direttamente sulla vita dei cittadini, si prenda la responsabilità di quello che sta facendo. Però io vi dico che in queste ore mando una lettera alla conferenza regioni per chiedere una riunione urgente, perché non possiamo andare avanti così. Perché a dicembre cosa succede? Se incominciamo la politica dello zero virgola, che decide la politica della vita delle persone, lo zero virgola, siamo finiti. E poi ovviamente, perché evidentemente il senso di collaborazione, di responsabilità che avete dimostrato serve a poco, e visto che di fatto l'annullano, annuncio che ritiro l'ordinanza numero 41. Questo è l'annuncio di Massimiliano Fedriga fatto ieri in diretta del ritiro dell'ordinanza, come prima abbiamo anche parlato riguardo al nostro, riguardo alla lettura del giornale Il Piccolo. Allora vogliamo un po' le mail, poi le mail le trasmetteremo anche agli ospiti, soprattutto all'ospite politico che ci sarà dalle 9:15. In poi, allora, no, andiamo a vedere prima dalle prossime mail, e poi se ci sono telefonate, tra l'altro, mandatemele pure. Volevo cercare altre notizie che non riguardino per forza il Covid, ma purtroppo ovviamente la malattia monopolizza i quotidiani di tutto il mondo. Sentiamo anche cosa dice il vice ministro Sileri: i numeri si stabilizzano, ma la guardia deve restare alta. Il vice ministro: non siamo sicuri che la seconda ondata abbia già raggiunto il picco. Se dovesse arrivare a un nuovo lockdown totale, sarebbe una sconfitta per tutti. Queste le parole di Sileri, vice ministro della salute. La seconda ondata di Covid costerà 2 miliardi in più all'istituto di previdenza. Le minori entrate e le maggiori uscite porteranno le perdite a 28 miliardi di euro. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza invita quindi a vendere il patrimonio immobiliare. Andiamo al telefono. Pronto? 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 Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono in diretta? Sì, prego, buongiorno, ci dica tutto. Cosa da dire a quel signor primo che ha parlato? Sì, prego. Quello che dice quel signor mi pare che è una stronzata al cubo. Pronto? La sento. Ecco, perché lui mette in quelle cose che non c'entra niente. Quel signor, perché io non guardo TV, adesso appena tanti giorni dopo che non ho guardato TV, ho acceso la TV, guardo sempre quella triestina, mi sono straniero, serbo. Però la mascherina prima non la porterò, perché la mascherina non ti protegge da nessuno e da niente. Praticamente inutile. No, non è vero, bisogna portare la mascherina. No. Ma certo che bisogna portare la mascherina, ma stiamo scherzando. Sì, ma non devi portare, io non la porto, vado in città senza mascherina. Male, riguardi il suo modo di comportarsi, così... No. Quello è una stronzata. Adesso piano con le parole. Tutte queste poi... robe che dicono, è una bugia. Mi dispiace così. Però io a questo punto chiudo la telefonata, perché sentire i negazionisti mi fa venire il volta stomaco, per favore. Grazie Massimo, chiudiamo la telefonata, non voglio sentire discorsi di questo tipo, non voglio arrabbiarmi di prima mattina, non è proprio il caso, eppure domenica, figuriamoci. Allora, andiamo avanti. Croazia verso nuove restrizioni, Slovenia, falsi farmaci anti-Covid, l'Istituto Nazionale di Sanità di Lubiana lancia l'allarme su prodotti tossici spacciati come miracolosi. Questo anche
anche nella lotta contro la pandemia e la situazione fotografata nei Balcani e lungo il litorale adriatico. La falce del Covid-19 miete, altre 38 vittime in 24 ore in Croazia, i nuovi casi sono 2.866 a fronte di 9.614 tamponi effettuati, il che vuol dire che il 29,81% dei testati è risultato positivo. Eppure il paese guarda con ottimismo al prossimo Natale, al punto che la capitale Zagabria, anche ieri 554 nuovi infetti, non abdica ai suoi celebri mercatini e a tutta la coreografia che li circonda e che prende il nome di Avvento di Zagabria, manifestazione festiva tra le più ammirate d'Europa, che complessivamente si tiene tra la fine di novembre e i primi di gennaio del nuovo anno. Sentiamo anche cosa ha detto ieri in ambito della pandemia Covid, ovviamente, Cristiano Sciaurli, il segretario in regione del Partito Democratico. Risentiamo le sue parole. Il Friuli Venezia Giulia è in fascia arancione per delle evidenze scientifiche e per 21 parametri concordati fra governo e presidenti di regione. Quindi non vi è nessuno stupore e nessuna novità in tal senso. Anche gli stessi provvedimenti dei presidenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna recentemente presi, nelle loro stesse dichiarazioni sapevano che il governo avrebbe potuto e dovuto intervenire se le nostre regioni avessero ecceduto alcuni parametri riguardanti i sistemi sanitari e il virus. Oggi quindi abbiamo di fronte la fotografia dello stato di salute della nostra sanità e del virus all'interno dei nostri confini regionali. Non c'è più un secondo da perdere in polemiche, non c'è più un secondo da perdere in accuse reciproche, non c'è più un secondo da perdere in manifestazioni di piazza in cui il politico di turno magari va a lucrare un briciolo di consenso sul giusto malessere di tantissime persone. Oggi è il momento di lavorare tutti per far sì che il Friuli Venezia Giulia in 15 giorni possa tornare dalla fascia arancione alla fascia gialla. Bene, queste le parole di Cristiano Sciaurli. Nevio ci scrive al presidente Fedriga, sindaco di piazza e tutto il centrodestra: non serve lamentarsi se il governo Conte ha messo nella regione zona arancione, è meglio prevenire che curare il coronavirus. Inoltre meno manifestazioni di piazza, assembramenti e meno Rambo senza mascherina. Così ci scrive Nevio, che poi ci saluta. Poi ancora Ezio: buongiorno, credo siamo alle solite, si fanno i divieti senza pensare, mi riferisco a tutti quelli che come me lavorano e sono in strada tutto il giorno, quali tassisti, autisti di autobus che usano i bagni nei locali per i loro bisogni fisiologici. Si dovevano prevedere dei WC chimici prima della chiusura. È facile parlare di uffici con servizi annessi senza usare il cervello e pensare a questo che ho appena scritto. Grazie, va bene Ezio, grazie. Grazie a lei. Allora, siamo anche al telefono. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno. Senta, io vorrei un'informazione, no? Sì. Mi sente? Sì, la sento forte e chiaro. Prego. Bene, volevo capire, no? Siccome adesso avete dato la notizia che è stato ritirato il decreto da parte della regione, no? Sì. E noi gestiamo un locale qua a Trieste, non si sta capendo più niente, ma si può riaprire, non si può riaprire. Ma lei gestisce un locale di somministrazione di bevande? Sì, un bar, sì. Bar, bisogna, da oggi bisogna organizzarsi solamente con l'asporto oppure il servizio a domicilio. Ah, ho capito. Sì. Va bene, d'accordo. Grazie a lei, buongiorno. Sì, purtroppo ci sono persone che dovranno organizzarsi in tal senso, sperando che riescano a sopperire almeno in parte ai mancati guadagni, anche se immagino che non serva molto e non sia assolutamente paragonabile a lavorare come si lavora invece in maniera classica, normale. Ci scrive Enrico: buongiorno, ma i nostri politici a Roma, oltre che scaldare la poltrona, cosa fanno? Buona giornata e mai mollare. No, non molliamo mai. Enrico, grazie
della sua, grazie della sua mail. Un altro titolare di un bar ci scrive, Daniel, sono il titolare di un bar chiuso dal 3 settembre perché positivo asintomatico, nel mio caso niente di più che un'influenza, mi domando se saranno previsti degli aiuti per noi, partite IVA colpite dal virus, in teoria speriamo di sì, speriamo che arrivino puntuali, speriamo che i ristori accontentino tutti, ripetiamo, è sicuramente così che non basterà ovviamente per ripianare totalmente la situazione, ma insomma l'unica cosa che ci rimane è stringere i denti e comportarci secondo regole, anche se non sempre può essere facile. Ancora il telefono e poi andiamo in pubblicità. Pronto? Buongiorno, buongiorno Paladin. Buongiorno. Buona domenica, Nivea al telefono. Buona domenica a lei, Nivea. Allora, buongiorno. Paladin, io volevo dire una cosa, no? Sì. Quando è finito il lockdown l'altra volta, io protestavo sempre perché non esistevano più i guanti dentro nei supermercati. Non c'erano quelli che controllavano l'entrata e l'uscita, uno dentro, uno fuori. In più, anche adesso manca completamente il gel in qualche supermercato. Allora, venivo presa in giro dai telespettatori di Tele4 perché telefonavo sempre con queste proteste e queste cose qua, no? Le faccio un esempio. Venerdì ero a un supermercato e c'era ancora l'ordinanza di Fedriga. Eravamo in fila e uno mi alitava sul collo, no? Per cortesia, andavo un po' avanti, mi veniva dietro e avanti di questo passo. Mi sono voltata e ho detto per cortesia manteniamo la distanza di un metro. Dal fondo del supermercato, per dire come sono certe persone, vai a fare la spesa alle 8, dalle 8 alle 10, no? Erano tutti ammassati. Allora, inutile protestare adesso, io non parlo dei cittadini e dei negozi, no? Inutile protestare. Ha sentito quel signore due telefonate fa? Sì. Cioè, no, non è che ci fanno, proprio ci sono. E allora no, non si può più discutere. Abbiamo voluto noi, con tutta questa anarchia che c'era in giro, questo stato di cose. Non lamentiamoci. Ecco, chi è colpa del suo mal pianga se stesso, perché non è possibile. Grazie Paladin, mi scusi dello sfogo. Grazie. Non si deve scusare, grazie a lei, buongiorno. Buongiorno. No, beh, ha ragione, non ho molto da aggiungere a quello che lei sta dicendo. È chiaro che non posso essere d'accordo, non posso che essere d'accordo con chi giustamente rivendica il dovere di rispettare tutta la normativa, e anche perché prima noi, e meglio noi rispettiamo, prima la situazione finisce. Siamo pronti per la pausa pubblicitaria. Ci fermiamo qualche istante e ci rivediamo fra pochissimi minuti. Tenuto comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel quale ho chiesto ai vertici delle forze di polizia, ivi compresa la polizia locale, di riporre ancora maggiore attenzione e maggiore incisività nel contrasto ai fenomeni di mancato uso della mascherina e di distanziamento. Quindi l'indicazione che ho dato alle forze di polizia è quella di essere ancora più incisivi. Stretta sui controlli dunque, come annunciato dal prefetto Valerio Valenti per la provincia di Trieste, e sempre in autonomia rispetto all'inserimento della nostra regione nella zona arancione, anche la prefettura di Gorizia ha stabilito nella riunione di ieri del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza di aumentare la sorveglianza, in particolare a Grado. Domenica scorsa, complice il bel tempo, l'Isola del Sole era stata presa d'assalto da tantissime persone, sia per le passeggiate all'aria aperta che nei locali, con tante situazioni di assembramento, così come era accaduto sul lungomare di Barcola e in altre zone di Trieste. Anche qui, dunque, come indicato dal prefetto Valenti, le forze di polizia sono chiamate a controlli più incisivi. Quindi mi attendo e ci attendiamo un controllo del territorio ancora maggiore. Capisco che ovviamente siamo tutti molto stanchi, siamo tutti molto provati, però non è il momento di mollare, adesso non è assolutamente il momento di mollare. Eccoci, ben ritrovati a Sveglia Trieste. Fra un attimino presentiamo l'ospite, accogliamo prima la telefonata. Credo che ci sia Pamela in linea, può essere? Pronto?
Buongiorno, sì. Buongiorno. Sono io. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci, prego. Io volevo commentare nello schiccetto di video che avete fatto mandato in onda di Wiesnhauer. Ah, ok. Si chiama così? Sì, Bruno Wiesnhauer. Sì, sì. Allora, io gradirei tantissimo non assistere più a queste sceneggiate che veramente hanno stufato. La ritengo non un'opinione dura, ma un'opinione ridicola, perché è completamente incoerente con quello che dice un attimo prima. E accusa sempre naturalmente il governo, ci hanno detto, difatti ci hanno detto, e non è stato fatto. Il risultato è quello che stiamo vivendo. Ritenta, sarai più fortunato. Però a questo punto qua vorrei sentire delle proposte per prepararci a uscire per la seconda volta, e di queste cose qui non sento parlare. Si parla di vaccini, ok, va bene, possiamo sapere se si stanno provvedendo anche per le siringhe, cioè si stanno organizzando o ci dobbiamo trovare di nuovo nella stessa situazione? Visto che comunque poi ci sono fenomeni come quello che ha telefonato e ci troviamo a confrontarsi nella vita reale con dei negazionisti, con dei menefreghisti, e la situazione è difficile. Quindi bisogna capire che c'è di questa gente qui, e noi non dobbiamo andare sulla loro strada, ma portare loro sulla nostra, perché sennò torniamo a aprire e chiudere sul territorio, e sono i politici del nostro territorio che se ne devono occupare dell'organizzazione, e se non sono capaci, non hanno idee, le comprano. Assumono giovani e comprano idee, perché quello che si costruirà adesso servirà per i prossimi 20 anni, cioè è la prima crisi che invece di farti stringere la cinghia sta investendo. Questa è una crisi in cui è inutile conservare denaro, bisogna buttare in campo tutto. Beh, che sia una crisi c'è poco ma sicuro. Allora devo chiudere, esatto. Pamela, però la ringrazio. Buongiorno. Grazie, buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Perché siamo collegati con Massimo Varrecchia, presidente della società ginnastica triestina, in collegamento Skype con noi, eccoci qui. Buona domenica, buongiorno. Buongiorno e buona domenica a tutti. Anche lo sport è vittima ovviamente dei provvedimenti, delle restrizioni, e chiaramente poi però i costi rimangono, no? Perché le bollette si pagano, e per chi anche invece non ha proprietà deve pagare affitti è ancora peggio. Avevamo anche letto un messaggio, no? Tra l'altro sui social, della società ginnastica triestina, che era preoccupata proprio per anche insomma i ristori e i costi che bisogna sostenere. Per esempio voi che siete un'istituzione ormai che va avanti da 157 anni, se mi ricordo bene, come state vivendo questo periodo? Adesso ancora di più, che ne abbiamo già parlato nelle prime occasioni, ma non accenna a diminuire la morsa, ovviamente. Beh, lo stiamo vivendo come tutti con grande difficoltà, perché ogni giorno cambiano le regole, quindi bisogna correre dietro e adattarsi. Inoltre il problema dei ristori non tocca minimamente per ora quelle società che posseggono la struttura, quindi che sono proprietarie, in quanto Sport e Salute riconoscerà in base alla legge ancora 77 di luglio e al decreto ristori una percentuale sui canoni di locazione, quindi la ginnastica triestina, che è da 157 anni per fortuna è proprietaria della struttura e con grandi difficoltà ha superato diversi ostacoli, due guerre mondiali, no? E oggi si trova veramente in difficoltà, perché deve affrontare tutto ciò da sola e con l'aiuto dei soci, per fortuna. Non ci preoccupa affrontare un'ulteriore sfida, ma vorremmo avere delle regole ben precise e durature nel tempo per poterci anche abituare.
Ecco, quello che chiedono un po' tutti, perché in realtà adesso è iniziato anche il toto domande, posso fare questo, posso fare quello, per esempio anche semplicemente sapere se portare il proprio figlio in una struttura sportiva, ma in realtà anche lì le differenze tra chi può operare, chi non può operare in ambito sportivo, le differenze non sempre si capiscono, chiusi i centri sportivi o chiusi i parchi sportivi, quindi insomma ci sono anche delle differenze nelle diciture, nei metodi in cui viene comunicato il tutto, perciò voi per esempio la struttura è grande e già di per sé i costi sono elevati, giusto? E questo è il problema, se poi non arrivano i ristori, quanto grave diventa la situazione? Allora, diciamo che già nella prima ondata di marzo, aprile, maggio non sono arrivati nessun tipo di contributo o ristori alla ginnastica triestina. Ce l'ha fatta con le proprie spalle, quindi con le proprie capacità e con il supporto ovviamente dei soci che hanno creduto nella struttura e a settembre hanno iscritto nuovamente i propri figli. E oggi ci troviamo nuovamente ad affrontare lo stesso problema in quanto non è previsto alcun contributo per strutture che posseggono le proprie palestre. Sono previsti i ristori per i collaboratori, ma la società comunque, avendo ricevuto delle iscrizioni da parte dei soci, dei propri figli, degli atleti, restituirà indietro per il mancato godimento per adesso del mese, speriamo che resti solo il mese, un buono da riutilizzare. Quindi ci troviamo ad avere un mancato incasso dei canoni per poter praticare le attività sportive e dall'altra parte i costi fissi che rimangono comunque, in quanto per fortuna, sottolineo per fortuna, possiamo ospitare ancora tutti i nostri atleti agonisti, quindi l'interesse nazionale, che però sono un terzo rispetto agli iscritti. Eh no, certo. E quindi abbiamo una struttura che va a pieno regime a livello di costi, ma che ha incassi pari a un terzo. E allora la difficoltà qui proprio di rimanere in pari anche con le entrate e le uscite che ci, certo, sono. E allora facciamo così, siccome poi mi interessa anche capire l'organizzazione e soprattutto anche la situazione sanitaria dei vostri soci, dei vostri ragazzi. Prima però andiamo un attimo al telefono, sentiamo anche cosa ci chiede il cittadino. Pronto? 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 Buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno. Prego. Buongiorno, quella telefonata che ha fatto quel signor che ha detto che sei della Serbia, mega gelà il sangue, ma come se poi permettere a dirne noi cosa che avevamo da fare, di non mettere le mascherine, ma che se vergogni, ma che va di casa sua a mettersi a questi cominci a fare? Vergognoso, e se poi proprio vergognare, a me mi viene a dire qua italiani cos che noi che abbiamo da fare di non mettere le mascherine, che vada a casa sua a dar questi ordini. Mi sono incazzata come ho sentito questa brutta telefonata, non si vergogna, magari che demon che lavoro, magari lavora qua anche in nero. Vabbè, vergognoso adesso. Vabbè, ecco, che va di casa sua e che va di far cominci in casa sua. Ok. Vieni qua a dir monade. Ok, grazie Luisa, aperta. grazie, buongiorno. Voi possiamo anche capire ovviamente i commenti concitati a volte. Allora praticamente prima ha telefonato una persona che ha detto di non portare la mascherina, ovviamente abbiamo dato il messaggio subito contrario, quindi insomma le mascherine ovviamente vanno indossate. E come procede la situazione anche dal punto di vista del contagio, per esempio gli atleti della società ginnastica triestina, c'è un bilancio, stanno tutti bene, c'è un bilancio particolare, come sta andando? Allora, devo dire la verità che per fortuna abbiamo schivato diversi così possibili contagi, proprio perché la struttura ha un sistema di oltre fisico di controllo degli accessi, ma anche una particolare attenzione attraverso gli istruttori di lasciare magari anche gli atleti che hanno un semplice raffreddore piuttosto a casa per qualche giorno prima di farli venire nuovamente ad allenarsi.
e poi magari anche solo dei casi sospetti, le persone sono state molto diligenti ad andare a fare i tamponi, quindi verificare l'eventuale positività al virus. E purtroppo alcuni casi che si sono verificati ma all'esterno della struttura, quindi il contagio è avvenuto o attraverso le scuole o attraverso, ahimè, dei campionati esterni alla struttura, sono stati bloccati, nel senso che queste persone in modo molto diligente si sono messe in auto quarantena e quindi stanno aspettando il decorso del del Covid, dell'influenza Covid. Certo. Ecco, quindi per fortuna anche queste persone non hanno preso il Covid in forma forte, quindi nella forma peggiore, ma per fortuna con una semplice influenza. Ecco, rimane quindi il problema che derivava già dal primo lockdown, questo stoppare in continuazione anche allenamenti o tipologie di allenamento, doversi adeguare, riprendere ad allenarsi. L'atleta in questi ultimi 8 mesi è stato costretto a cambiare spesso e volentieri il regime di allenamento piuttosto che le sue abitudini. Ci sono anche ripercussioni fisiche e mentali in questo, cioè uno può demoralizzarsi piuttosto che stringere meno i denti, venire stoppato nelle sue preparazioni atletiche, diventare semplicemente positivo al virus e quindi avere tutta una trafila di conseguenze e di obblighi da dover rispettare. Cioè, c'è anche per voi questo problema, come si risolve? Allora, il problema esiste, infatti è uno stress sia fisico che mentale che tutti gli atleti sopportano. Devo dire che la risposta viene sempre dai più piccoli, quelli che sono tra l'altro stati bloccati per primi, quindi tutti i dilettanti, che hanno una voglia proprio di tornare a fare attività, si adeguano a farlo attraverso le piattaforme a distanza, si adeguano a fare una diversa attività da quella della disciplina che hanno scelto, perché ovviamente stando a casa nel proprio soggiorno sarà difficile praticare, no, la disciplina scelta con gli attrezzi presenti nelle palestre. Abbiamo messo però proprio per cercare di continuare a mantenere questo legame con lo sport, l'abitudine di fare sport e la voglia di fare sport, insieme col Comune di Trieste abbiamo chiesto la possibilità di accedere al giardino pubblico e di utilizzare questi spazi verdi nel pieno rispetto dei protocolli Covid e per poter fare attività all'aperto e quindi non il proprio soggiorno. E sono già 2 sabati, quasi 2 settimane, che la ginnastica triestina ha messo in piedi questa possibilità e i risultati sono interessanti. Insomma, ieri al giardino pubblico c'erano molti ragazzi, bambine e bambini che praticavano un'attività di base, quindi un'attività ginnica di preparazione, e felici di stare finalmente all'aria aperta insieme. Purtroppo la stagione ce lo permetterà ancora per poco, no? Andiamo incontro all'inverno e brutte giornate. È sicuramente più difficile, infatti sono arrivata anche una mail che ci chiede perché sono proprio gli sport quelli che poi, le attività sportive che vengono colpiti per primi insieme poi a teatri, cinema eccetera. Effettivamente sono forse queste le categorie che fin dall'inizio, no, hanno subito il Covid e le normative a sé adiacenti, è vero effettivamente, cioè sono state colpite più realtà di altre, ora però poi c'è anche la problematica bar, ristoranti, quello che sappiamo, no? Certo, diciamo che lo sport è colpito sicuramente dall'inizio perché il fatto di praticare in un ambiente chiuso un'attività fisica che produce comunque insomma una sudorazione, un fatto di stare quindi fermi per un certo periodo all'interno di uno stesso vano. Ecco, però dobbiamo dire che le relative federazioni hanno messo già da subito, da giugno, in moto un protocollo, ognuna un loro proprio protocollo, per poter modificare le regole dell'attività ginnica specifica e quindi cercare di adeguarle ai protocolli Covid. Quindi in realtà proprio lo sport, che alla base ha le regole, il rispetto delle regole per poter raggiungere degli obiettivi, è quello più penalizzato, no? Quindi quasi si cerca di
demolire quel sistema educativo per, nel rispetto delle regole. È quello che ci hanno detto gli istruttori e gli atleti quando li abbiamo intervistati, quando mi pare era un sabato, no? Che la ginnastica triestina era scesa a marciare in... da Piazza Unità fino a Piazza Verdi, mi pare fosse quello il percorso, quindi questa marcia silenziosa, ordinata, con le distanze, ma per far capire che e anche i bambini erano anche molto, stato anche molto carino vedere i bimbi stessi che dicevano voglio fare sport, perché poi giustamente è più difficile spiegare a un bambino che il giorno prima può fare questo, il giorno dopo non può più farlo e poi ritornare indietro, cioè rischiamo anche di far confusione, però forse come diceva lei, proprio per la struttura di elasticità mentale che ha il bambino, forse loro riescono ad adeguarsi meglio, no? Sì, i bambini sono la forza e hanno dimostrato appunto che ci tengono così tanto a fare l'attività ginnica, a stare insieme nelle palestre, per quello che possono oggi stare insieme distanziati, che si adeguano a qualunque nuova regola. E sono molto diligenti nel rispetto di queste regole. L'abbiamo visto in ginnastica triestina, che sono adeguati a usare il badge per entrare, per avere il registro elettronico delle presenze, a fare il videotermoscanner per l'accesso, a stare seduti, distanziati, aspettare il proprio turno per utilizzare la palestra, a cambiarsi, no, prima oppure in piedi, a rispettare tutte quelle che sono le regole poi che abbiamo messo in piedi per utilizzare gli spogliatoi. Quindi sono molto diligenti e pronti al rispetto delle regole, a mio avviso proprio perché sportivi, in senso proprio perché abituati che per poter raggiungere l'obiettivo prefissato bisogna stare a quel gioco, quindi a quelle regole. Assolutamente, beh, poi se i ragazzi riescono a rispettare le regole, almeno da quel punto di vista siamo sicuri, anzi a volte infatti si vede che bisogna riprendere più spesso gli adulti che i ragazzi, effettivamente. Allora, dobbiamo mandare un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, pronto. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno, senta, a parte la telefonata demenziale del signore Servo, perché quella era povera, era un demente, insomma. Bon, al di là di questo, io, guardi, non sono negazionista, però credo fermamente, e non solo io, che sono una povera ignorante, anche gente molto competente, crede fermamente nella teoria del complotto. Allora, è stato messo, guardi, allora, più controllo e più smart working. Adesso se avremo noi ragione, vedremo quando la pandemia, speriamo, finirà, perché qualcosa è andato male, si sono presi, cioè il controllo non è stato e qualcosa è sfuggito proprio di mano e ha creato questa grande pandemia. Ecco, al di là vedremo dopo, quando speriamo finirà tutto, se lo smart working rimarrà. Allora, in questo caso avremo ragione noi. Non solo, a parte la signora Pamela che difende sempre il governo. Allora, il governo sapeva benissimo, guarda, io uso la mascherina e i guanti da oltre 2 anni, perché ho sempre detto che negli autobus si becca di tutto. Adesso è inutile che la Trieste trasporti, pianga il morto e dice che ha le perdite. Perdite coi soldi li hanno tutti, anche gli esercenti. È inutile, dare la colpa agli esercenti quando sull'autobus, al di là che dicono che è diminuito il 50%, è sempre a direzione. Bisognava fare una, diciamo, autodichiarazione di autobus, perché è il pensionato che gira per città, non ha senso. Ecco, vada sugli autobus chi veramente serve, se non possono mettere più autobus oppure eliminare questa cosa che è difficile. Sì, quello è sicuramente. Grazie signora, buongiorno. Dal tono delle telefonate e delle mail, le persone sono anche arrabbiate effettivamente, perché dicono io non capisco, cambi di decisione e poi la situazione ovviamente è quella che è. Lo smart working, ha detto la signora, cosa che nello sport non si può fare invece, nel senso, lo smart working, c'era quella bella iniziativa che avete organizzato con gli allenamenti a distanza, i video pubblicati dai ragazzi che ovviamente cercavano di muoversi, di fare sport anche in salotto, in soggiorno, proprio quando nel primo lockdown era quasi impossibile uscire di casa. Sono dei riempitivi però, obiettivamente, no? Cioè sono dei modi per tenere le persone sveglie, attive, ma in realtà non si può fare sport così, o meglio, si può fare, no, perché non si può fare altro.
Diciamo che noi abbiamo ancora già adesso messo in piedi di nuovo questa didattica a distanza per fare attività di base nel proprio soggiorno, proprio per evitare che tutti questi bambini più piccoli stessero fermi a casa o proprio bloccati a non far nulla. È ovvio che non è la stessa cosa poter trovarsi in palestra, utilizzare i propri attrezzi, i propri spazi per poter praticare la disciplina scelta è una cosa completamente diversa. Però aiuta, stimola e comunque l'inventiva. Faccio l'esempio appunto per il judo, si sono inventati di tutto pur di creare un avversario, tra virgolette, immaginario. Non deve essere facile, vi faccio un esempio, come si sono organizzati in tal senso? Per esempio c'erano alcuni che lottavano contro la scopa oppure contro un cuscino mettendogli addosso magari anche judoka oppure altri della scherma che con il fioretto combattevano verso lo specchio di casa, no? Quindi immaginando di combattere contro se stessi. E i ragazzi hanno tanta inventiva e fantasia, per fortuna, e quindi superano magari questo tempo statico creando queste possibilità, no? Certo, insomma ci si organizza come si può. Prima di andare in pubblicità, un'altra domanda. Ci sono magari collaboratori in ginnastica triestina che hanno la problematica di vivere fuori comune, quindi devono avere sempre l'autocertificazione magari, perché comunque in sede continuate a essere abbastanza operativi sotto tanti punti di vista. C'è questa problematica che adesso magari ci si deve munire con l'autocertificazione, quindi ogni giorno bisogna ricordarsi sempre di averla con sé? Sì, noi abbiamo alcuni istruttori che vengono da Muggia, altri perfino da Udine ogni giorno e quindi avranno bisogno, oggi che siamo nella zona arancione, di avere questa autocertificazione per recarsi sul proprio posto di lavoro e quindi poi tornare a casa. Che poi una signora prima ci chiedeva appunto, ma se io vado al lavoro, in questo caso l'istruttore sportivo che va e viene da Udine per esempio, ma deve farla... un'autocertificazione per l'andata, una per il ritorno, ne basta una dichiarando che ti sposti andata e ritorno. Ci sono anche queste cose, queste interpretazioni, no, da tenere in considerazione. Magari una persona ne compila una sola e il vigile di turno potrebbe interpretare dal suo punto di vista, e magari un altro vigile interpreta in altro modo, che invece ne servono due. Quindi c'è anche questo dubbio. Sì, bisogna stare attenti, magari è meglio abbondare, no? E quindi averne due, ma ecco, sicuramente diciamo che c'è anche poi una questione di logica, no? Se io mi muovo dalla mia abitazione per andare al lavoro, prima o poi dovrò tornare anche a casa. Infatti. Ecco, quindi insomma, credo che il vigile o la polizia che di turno possa fermare questa persona che già insomma era pendolare prima, capisca con un po' di normale logica che il ritorno a casa sia quasi doveroso e dovuto, no? Assolutamente. Allora andiamo in pausa pubblicitaria, pochissimi istanti e poi l'ultima parte assieme a Massimo Varrecchia, presidente della ginnastica triestina, fino alle 9 o poco prima. A fra poco. Di nuovo assieme a Sveglia Trieste, subito una telefonata prima di continuare il dialogo con l'ospite. Pronto? Pronto, buongiorno Franco da Udine. Franco. Buongiorno lor signori, buongiorno i triestini e i friulani. Buongiorno Franco. Allora, bene le due signore che hanno detto di quel serbo, no? Quindi voi avete il numero di telefono, mandatelo alle forze dell'ordine, oppure siete anche voi complici. A un certo punto, perché quello lì andando in giro senza mascherina infetta 7 e dopo 7 altre 7, 7, 7 via. E volevo dire al signor Frederica, mio cittadino leghista, che no, è inutile che lui dica che adesso siamo noi cittadini a dover rispettare. Se lui mandava fuori le forze dell'ordine, lui o chi per esso, il sindaco, che ho scritto al sindaco di Udine, a Frederica, a Zaia, eccetera, che mandasse fuori le forze dell'ordine a controllare.
E praticamente ho sparato contro anche al prefetto, però adesso mi ha dato ragione e manderà fuori delle forze dell'ordine per maggior sicurezza e maggior incisività, controllo maggiore e sanzioni rigorose. Quindi è venuto della mia dopo tanto tempo. Spero che mantenga queste uscite delle forze dell'ordine e si metta finalmente quelli che non rispettano le leggi, le mettono le multe, le sanzioni. Grazie Franco, buongiorno. Allora, la gente vuole più controlli, questo è chiaro, è assolutamente chiaro. Prima ho fatto passare anche questo titolo, calcio, basket e pallavolo in Friuli Venezia Giulia, fermiamo gli allenamenti. È una situazione che accomuna tutti gli sport, così come anche la ginnastica triestina, quindi si organizza. Poi ci sono le solite lamentele, no? Comprensibili da un lato, però facilmente spiegabili dall'altro, cioè gli sport ai grandi livelli, ai grandi livelli come calcio di Serie A per esempio, si dà sempre la sicurezza di partire, ovviamente lì sappiamo che girano molti soldi, molti contratti, di quello non vive solo lo sportivo in senso stretto, ma vivono anche i giornalisti sportivi per esempio, piuttosto che gente che ci ruota attorno, quindi non è solo loro che non lavorano, che non lavorerebbero, sono anche altre persone che non lavorerebbero, quindi insomma questa è anche un po' la razza per cui ai grandi livelli abbraccia un mercato maggiore, di conseguenza tendenzialmente si cerca di proseguire. Però questo fa arrabbiare un po' chi gestisce società comunque importanti, per esempio come la ginnastica triestina o anche altre, no? Alcuni vorrebbero dire o che si faccia sport o che non si faccia a questo punto. Sì, diciamo che sicuramente non si riesce a comprendere come il virus si possa fermare laddove entra in un campo di calcio di Serie A e magari nel campetto rionale invece riesce ad entrare. Tra l'altro poi i numeri ci danno ragione, in senso che purtroppo tanti giocatori di Serie A di calcio, come anche però nel basket, poi riscontriamo che sono positivi, no, al Covid, quindi hanno maggiori magari hanno avuto maggiori contatti e quindi hanno avuto più possibilità di contagiarsi. E rimane il fatto che lo sport da contatto è un veicolo con cui il Covid si trasferisce, quindi non dico di fermare tutto lo sport, assolutamente no, ma di praticarlo in modo diverso, evitando quanto più possibile i contatti, quindi le partite sia di calcio, basket, pallavolo, è giusto secondo me che si fermi. Ma ci sono degli sport più penalizzati di altri all'interno della ginnastica invece? Cioè, per esempio, gli sport che ovviamente predispongono di avere un partner, è chiaro che è più difficile, penso al judo o allo scherma, quindi mentre la ginnastica si può fare soli. Anche all'interno, gli allievi, che cosa le dicono? Cioè, alcuni sono più felici, altri meno, alcuni più preoccupati, altri meno, che cosa si respira? Allora, diciamo che le relative federazioni hanno emanato dei protocolli. Per assurdo, sicuramente il judo è uno di quelle discipline che è penalizzata perché non può avere più il contatto, e la disciplina si basa soprattutto sul contatto e quindi la maggior penalizzata. La scherma a maggio è stata declassata, quindi non è più sport da contatto e quindi si può praticare. Tra l'altro è una delle federazioni che da subito, dal 26 di ottobre, che è venuto fuori il nuovo DPCM che bloccava di nuovo gli sport dilettantistici, ha considerato tutti gli atleti partecipanti alla scherma e quindi iscritti alla federazione come agonisti, e quindi loro vanno avanti, tutte le palestre, le sale d'armi d'Italia vanno avanti a praticare lo sport, e quindi ci sono anche queste disparità poi all'interno che dipendono da regole delle federazioni che interpretano le regole dei DPCM o quindi dello Stato o le ordinanze delle regioni. I ragazzi, gli atleti sono felici di poter stare in palestra, sono felici di fare in qualunque modo la loro disciplina, e quindi non si lamentano, devo dire.
protestano quando cambiano troppo velocemente le regole e quindi non hanno una logica questo cambio di regole. Mm. E questo è difficile cercare di spiegare, ma come ho già detto prima, poi si adeguano, rispettano pur di poter continuare a fare attività. Ragazzi che vengono, prima abbiamo parlato degli istruttori che possono venire da fuori, quindi devono esibire l'autocertificazione, piuttosto che invece i ragazzi, ci sono ragazzi che vengono da altri comuni, no? Allora, sicuramente noi abbiamo i comuni vicini Trieste, dove molti che vengono in ginnastica triestina risiedono, e quindi avranno anche loro, diciamo, questa impossibilità ulteriore, perché ovviamente lo spostamento è suggerito per chi va al lavoro, no? Non per chi pratica lo sport, quindi anche qui è un'altra cosa scritta e non scritta. In realtà basterebbe l'autocertificazione per raggiungerci e venire a praticare la propria attività. E questo parliamo sempre di quegli atleti che sono di interesse, quindi nazionali, quindi agonisti, che possono entrare nelle strutture, nelle palestre. E anche qui abbiamo chiesto un chiarimento a Sport e Salute, ma siamo sempre in attesa di risposte. Cioè, non avete ancora ricevuto casomai delle specifiche con cui interfacciarvi. Allora, Marco scrive una domanda rivolta proprio a lei, una domanda al Presidente, di verificare appunto la situazione quando si scende dall'autobus 25 a 26 alla fermata della ginnastica triestina verso le 18, perché ci sono, cioè, lamenta la situazione che moltissime auto parcheggiate in divieto, magari in attesa dei ragazzi, e chiede se magari c'è qualche soluzione che si può adottare per questo. Quindi mi segnalano una sorta di intralcio, sostanzialmente. Guardate, questo è quanto ho risposto già un anno fa al comandante dei vigili urbani della sezione qui proprio del giardino pubblico che interessa anche la ginnastica triestina. Non è facile in quella strada, effettivamente. Sì, non sì, è esatto, facile. Ma infatti è questo il discorso. Io ovviamente mi rimetto alla educazione civica di tutti i soci. Poi non faccio il vigile, no? Quindi non posso controllarli, posso invitarli come più volte fatto in questo periodo anche all'interno della proprietà della ginnastica triestina, quindi nel posteggio, nel cortile antistante l'accesso alla ginnastica, di stare distanziati, di rispettare le regole. Poi ovviamente sulla pubblica via c'è la forza dell'ordine, che io certo invito a effettuare i controlli dovuti, perché a quest'oggi, se i controlli promessi fossero stati eseguiti, forse alcune società sportive molto diligenti non dovevano essere in una situazione di semi-chiusura come siamo attualmente tutti. Allora, sentiamo un'ultima telefonata per questo spazio. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Maria Fulvia, sono io in linea. Sì, buongiorno, prego signora, prego. Buongiorno. Niente, mi è difficile parlare perché sto per esplodere. Allora, d'accordo assolutamente con il signor Franco, prendere il numero di quello e cacciare 1.000 euro di multa. Vi ha fatto proprio arrabbiare questo cittadino serbo. Guardi, non mi tiri fuori dalla bocca parole che non uso dire mai nella vita mia. Allora, sì, se questo nel suo paese ha un emittente come la vostra, che vada a parlare là. Là non lo lasciano parlare, lo mettono in galera. E non soltanto, le parolacce che le dica sua sorella non le dica Tele4, perché non siamo abituati. A parte questo, multe, perché io sono mesi che anche scorcio Tele4 con denunce varie, anche per gli autobus, perché mancano i controlli. Quando non è che manca la gente, io ho visto gente che poteva dare multe, che poteva intervenire e che ha guardato e è stata zitta. Non voglio entrare nel merito, non avevo mai detto queste cose e non le dirò ancora. Ho chiamato solo ieri, però questo qui è un assassino. E per colpa dei negazionisti, che pensavo che sinceramente non esistessero più, per colpa di questi ci sono centinaia di milioni di morti, di morti di Covid,
di fame, di suicidi, di cancro e di tutto quello che... La nostra non è più una vita e quello lì non deve parlare e che vada in casa sua a dire le parolacce perché a Telequattro non le vogliamo sentire. Ah, questo è poco ma sicuro, giusto. Grazie signora, buongiorno, buongiorno. Beh sì, ovviamente, poi non possiamo far passare i messaggi di non indossare le mascherine, quindi questo signore ha rischiato veramente molto facendo quella filippica e pronunciando quelle frasi, infatti abbiamo chiuso la telefonata. Allora, ancora pochi istanti, perché poi dobbiamo rimandare parte della conferenza stampa di Federica, però abbiamo ancora un paio di minuti. E a questo punto, la mia domanda è questa, chiedo a lei Varrecchia, cosa si può fare in attesa di sapere in realtà cosa succederà? Cioè, i protocolli esistono e ci sono. Se la situazione persiste così fino a marzo, anche a livello di costi, la ginnastica triestina comunque è organizzata, è in grado, no? Perché comunque all'interno le sanificazioni ci sono, gli spazi sono grandi, disponibili, ma bisogna ovviamente capire quando si ripartirà in sicurezza. Ovviamente ancora non lo sappiamo. Allora, noi andremo avanti comunque nel rispetto delle regole che cambieranno, muteranno, cercando di essere di guardare al futuro, quindi di continuare a fare attività sportiva per come ce lo permettono di fare. Quindi nel pieno rispetto della salute dei nostri atleti, quindi tutti i soci della ginnastica triestina, e ovviamente bisogna iniziare a dare un segnale, no? Dare delle notizie a chi ci governa per permettergli magari di riflettere in modo più corretto e cambiare rotta su alcune scelte. È ovvio che tutto deve essere finalizzato e concentrato sul fatto di cercare di limitare il più possibile la diffusione del virus. Quindi modificare tutte le attività ginniche, quindi tutte le discipline, in un'attività di preparazione a quella disciplina per evitare proprio i contatti, mantenere le distanze, sanificare, quindi anche il tempo che impieghiamo fra un esercizio e l'altro è più lungo, perché ovviamente ad ogni passaggio di un atleta diverso bisogna in qualche modo sanificare e pulire le attrezzature. Ecco, con questo impegno cerchiamo di arrivare avanti nella prossima primavera, che speriamo che il virus finalmente venga debellato e che si possa ritornare in qualche modo all'attività tradizionale della ginnastica triestina. E allora la saluterò con questo messaggio di solidarietà da Alex, che è appena arrivato. Gli allenamenti all'aperto, con distanze e con tutte le precauzioni, sono un diritto per i ragazzi, ben vengano le società che riescono a farli, quindi vicinanza ovviamente per le attività sportive e in questo caso anche per la società ginnastica triestina, di cui ringrazio il presidente Massimo Varrecchia per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi, buona domenica. Buona domenica anche a lei, grazie. Allora a questo punto rimandiamo la conferenza stampa di Massimiliano Federica, parte in realtà con quell'estratto dove spiega anche il ritiro dell'ordinanza precedente. Grazie per averci seguito, poi andremo in pubblicità, o meglio, forse rientreremo anche in studio, insomma, sapete che dopo le 9 comunque accoglieremo anche un altro ospite. Marino Andolina, a fra poco. Come ho detto più volte, che noi riteniamo e ritenevamo che quell'ordinanza potesse essere un giusto equilibrio per cercare di dare risposta a una situazione oggettivamente pericolosa che c'è nel paese, in Europa e non solo in regione, anzi, dopo vedremo la situazione regionale, ma anche da noi ovviamente critica, siamo in mezzo a una pandemia, e al contempo potesse tenere in equilibrio in generale gli interessi dei cittadini, delle imprese, degli esercizi. Giovedì sera questa ordinanza ha avuto l'intesa col Ministro della Salute, con dati del nostro gruppo di lavoro guidato dal professor Barbone, che ci davano in netto miglioramento rispetto alla settimana precedente, che eravamo zona gialla. Quindi emaniamo questa ordinanza, penso, con grande senso di responsabilità e collaborazione istituzionale con il governo. Venerdì la ruota della fortuna si è mossa e ci ha messo in zona arancione. Intanto
Se il governo aveva altri indicatori, mi domando perché non ce l'abbia detto quando stavamo predisponendo quelle ordinanze. In secondo luogo, i due fattori, diciamo, che ci fanno andare nell'allerta tra i 21 parametri non sono il numero di terapie intensive, che siamo ancora sotto soglia, molte regioni sono sopra, non è il numero dei posti letto disponibili, che siamo ben sotto soglia, a differenza di altre regioni. Sono uno, scusate, mi sento nel tecnicismo, ma cerco di semplificare, è l'incremento percentuale dei positivi sui nuovi tamponi. Cosa vuol dire? Per essere chiari, che se io faccio 1000 tamponi, trovo 100 positivi, la settimana dopo rifaccio 1000 tamponi e trovo 119 positivi, va bene perché non supero di più del 20% i positivi ritrovati rispetto alla settimana precedente. Se io invece faccio 1000 tamponi e trovo 10 positivi, la settimana dopo faccio 1000 tamponi e trovo 13 positivi, quindi non più 19 ma più 3, allerta, è salita più del 20% rispetto alla settimana precedente. Io mi domando se è normale un dato del genere, che viene pesato come se avessi le terapie intensive piene. Il secondo dato è un dato che viene dato non settimanalmente, per vedere appunto come si evolve settimanalmente, ma un dato che viene dato mensilmente. Quindi ci dicono, ci paragonano alla settimana precedente, al mese precedente di ottobre, che era un altro mondo. Di più, quello è un dato che è una parte di dato sul tracciamento, dove in realtà sugli altri dati sul tracciamento siamo in miglioramento rispetto alla settimana precedente. Voi capite che motivare, guardate, io penso che in questo momento sia il periodo della massima attenzione che ogni cittadino deve tenere per evitare il contagio, perché non siamo al sicuro. Però se vogliamo che la lotta alla pandemia abbia successo, bisogna essere chiari con i cittadini, chiari fra istituzioni e remare tutti nella stessa direzione. Io questa chiarezza non la trovo. Il mio gruppo di lavoro non ha l'algoritmo con cui viene calcolato tutti questi magnifici parametri. Abbiamo chiesto più volte, io personalmente, in conferenza delle regioni, di non inserire il pilota automatico e andare avanti anche se c'è un muro e schiantarsi. Abbiamo chiesto che, se ci sono questi dati, ci sia un confronto con i gruppi di lavoro regionali che spiegassero le motivazioni e noi spiegassimo quello che stiamo facendo. Invece qui hanno inserito il pilota automatico. Ieri ho sollecitato più volte il governo di andare a chiedere un approfondimento al CTS, al gruppo di lavoro, quello che è, più volte. La risposta è stata: no, così è, quello è il verbale, arrivederci, grazie, io non posso far altro che rispettare il DPCM. Così non può funzionare nel rapporto con le regioni. Non può funzionare. E poi devo dire anche altrettanto, quando si chiede collaborazione, che penso di avere sempre dato, e penso su tutti i miei 7 testimoni, anche nelle ultime dichiarazioni, ormai è diventato inaccettabile che qualcuno a Roma chiedano collaborazione. E poi sul territorio ci sono degli sgherri che incominciano a fare invece la guerriglia raccontando menzogne a livello regionale. Noi siamo una regione che ha potenziato tutti i servizi ospedalieri e li sta continuando a potenziare. Oltretutto l'esempio di Gorizia ne è lampante. L'ospedale di Gorizia ne è lampante. Allora, o c'è correttezza perché stiamo tutti combattendo una pandemia, ma se non c'è correttezza, chi vuole utilizzare parametri a giorni alterni o delegare a un algoritmo le scelte che influiscono direttamente sulla vita dei cittadini, si prenda la responsabilità di quello che sta facendo. Però io vi dico che in queste ore mando una lettera alla conferenza regioni per chiedere una riunione urgente, perché non possiamo andare avanti così. Perché a dicembre cosa succede? Se incominciamo la politica dello zero virgola, che decide la politica della vita delle persone, lo zero virgola, siamo finiti. E poi ovviamente, perché evidentemente il senso di collaborazione, di responsabilità che abbiamo dimostrato serve a poco, e visto che di fatto l'annullano, annuncio che ritiro l'ordinanza numero 41.
indossiamo sempre la mascherina quando usciamo, quando siamo a contatto con le persone, quando andiamo in giro, e facciamolo anche se siamo soli in giro per la città o per le zone dove non passa molta gente, tanto insomma, se la mascherina è pulita, viene cambiata spesso, non dà fastidio, adesso poi le troviamo ovunque, quindi insomma, utilizziamole. Andiamo anche al telefono però, pronto? 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 No, non sento niente. Allora, vediamo se c'è una mail che posso... sì, Luciana, che giustamente scrive anche lei in disaccordo col signore che prima ha detto di non indossare la mascherina. Insomma, diciamo che ha fatto parecchio discutere quello che è successo. Ora sì che siamo pronti per andare al telefono. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Mi chiamo Enza, chiamo da Gorizia. Non arrivo a capire come mai i confini non vengono chiusi, che i sloveni vanno su e giù. Adesso io vorrei avere una risposta. Io non sono razzista, No, deve chiudere il governo, ovviamente. Ecco, perché... però doveva chiudere il governo italiano. No, è il governo che al governo spetta di dover chiudere, ecco, casomai. Allora, sì. Vede, non è giusto, se noi andiamo in Slovenia, loro ci bloccano. E loro possono venire di qua a fare tutto quello che vogliono. Anche ieri abbiamo incontrato un signore dalla Slovenia nella nostra diretta, se l'ha seguita tra l'altro, che veniva purtroppo no. Sì, eravamo con Bosazzi e lui veniva proprio dalla Slovenia ed è venuto a Trieste, per esempio, giusto per fare un esempio. Sì. Ecco, questo non è giusto. Dobbiamo essere tutti, collaborare. Sì. Perché loro si approfittano. E ancora ci ridono in faccia. Speriamo che la non chiusura dei confini voglia dire che possiamo permetterci di farlo, insomma. Poi non so se verranno almeno prese altre... Almeno chiuderli, no? Che loro non possono venire di qua come noi non possiamo andare di là. Va bene, almeno chiaro. Almeno che c'è questa pandemia qua. Sì. Beh, le sue preoccupazioni sono comunque più che comprensibili. Grazie signora. Grazie, e buongiorno. Arrivederci anche a lei. Buongiorno. Allora, siamo pronti per andare di nuovo in pubblicità, pochi istanti, poi saremo di nuovo assieme. Vi ricordo che come ogni domenica fino alle 10:25 saremo in diretta, prima della diretta invece della messa. A fra poco. C'è uno sconcerto di tutti, sono tutti a capire che cosa bisogna fare, perché cambiando direttive ogni 5-6 giorni non si capisce più che strada pigliare. Chiamale se vuoi sensazioni. Quello che poteva passare alla storia come un tranquillo weekend di paura, sostanzialmente in seguito all'entrata della regione fra quelli arancioni, sembra, almeno per oggi, un inizio fine settimana non troppo dissimile dagli altri, complice anche una giornata non delle più invitanti. C'è stato un assalto, ma in vero assai contenuto, ai ristoranti e ai bar, quasi a voler esorcizzare la chiusura a partire da domani. Se però il clima che si respirava in Piazza Unità era tutto sommato relativamente simile a quello dei sabati precedenti, spostandosi a Barcola sembrava regnare una certa rassegnazione, oppure la consapevolezza che chissà, forse ce la siamo cercata. Siamo messi male, di conseguenza c'è poco da fare, bisogna stare a quello che ci dicono di fare, anche perché mi sembra lampante che la situazione sta peggiorando continuamente. L'aspettava in qualche modo? Certo. Cioè, hanno mollato troppo quest'estate, la conseguenza è questa. Che sensazioni ha di questa giornata, insomma, l'ultima giornata prima dell'entrata del Friuli Venezia Giulia in zona arancione? Credo che dobbiamo godercela. Si aspettava una decisione in tal senso? No, perché abbiamo già sofferto abbastanza con l'altro giro del lockdown. C'è anche chi registra quanto succede con un certo distacco e chi, come vuole il mestiere, la butta sull'ironia. Ma perché con quello che si sente parlare in giro siamo alla follia veramente. Il momento non è proprio felice, voglio dire, con la curva epidemica, quindi andarci col piede... Sì, se forse... quello che mi dà un po' fastidio, francamente, è che ogni giorno arriva un tocco che annulla quel dopo, che dopo arriva quel dopo, che scrive il giorno prima, ma lo ha scritto quell'altro.
E poi in nome nomen, cioè, il ministro della salute chiama Speranza, siamo in buone mani qui. In ultima analisi però aiuterebbe parafrasare Rossella O'Hara: da lunedì si ricomincia, alcuni si faranno trovare già pronti. Allora, noi siamo preparati perché il format è appunto preparato per fare take away, fare asporto, e quindi abbiamo packaging già predisposti. Noi saremo aperti con lunedì, perché domani abbiamo giorno di chiusura, ma con lunedì noi saremo aperti e faremo appunto l'asporto o il take away. Questa è la situazione, anche le voci dalla città. Ieri eravamo in giro con Umberto Bosazzi a chiedere veramente di tutto a tutti, e le sensazioni ovviamente sono quelle che avete appena sentito nelle varie interviste fatte da Umberto ieri. Andiamo al telefono, pronto? 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 No. Non sento messaggi, allora andiamo a vedere se riusciamo a recuperare anche qualche mail arrivate all'ultimo secondo. Buongiorno, lanciate un referendum per vietare di fumare in strada, grazie, ce lo chiede Bruno. Beh, Bruno, stanno valutando anche questa ipotesi come ordinanza comunale, vediamo se sarà così, questo glielo posso dire. Poi, venerdì ore 11, Campo San Giacomo, fermata degli autobus di fronte alla chiesa, un pullman nomago tardato Lubiana, ha scaricato una calca di migranti creando addirittura un contatto fisico, chi sono, dove vanno? Trovandomi in mezzo a questa calca mi domando, le autorità lo sanno? Così ci chiede Gianni. Andiamo al telefono, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, chiamo da Udine. Ah, buongiorno signora, prego, ci dica. Buongiorno. Allora, io ho un'attività di stecca, di un centro estetico. Sì. La gente è confusa per quanto riguarda il nostro servizio. Sì. È un'attività non sospesa. Quindi, non potendo uscire dal suo proprio comune, avendo clientela di altro comune, noi come ci comportiamo? È un problema effettivamente, nel senso che è chiaro che se i vostri clienti sono da fuori, in realtà per legge dovrebbero, diciamo così, accontentarsi invece di trovare uno stesso tipo di servizio nel loro comune. E quindi effettivamente il problema della clientela in perdita è un problema che accomuna lei anche ad altre attività, è vero, assolutamente. E quindi da lei possono venire solo persone che hanno la residenza a Udine. Ok. Purtroppo. E se siamo fuori da Udine, fa conto che è un'attività di passaggio, per dire, tra Cividale e Udine. Sì, ma rientrate in che comune, scusi? Comune di Rimanzacco. Anche lì, effettivamente no, è un bel problema, mi rendo conto. Poi magari il vostro servizio non viene trovato in altri comuni limitrofi e allora loro possono venire da voi. Bisognerebbe valutare numericamente quanta clientela andrebbe in perdita effettivamente. Però sì, è un disagio importante, me ne rendo conto. Sì, non perché sì, non facciamo parte di un'attività sospesa come le altre attività, bar, ristorante e altre categorie. Sì, non sì, siamo sì. Aperti e non siamo chiusi. Quindi, guardi, non posso dirle altro che cercare in qualche modo, magari facendo anche pubblicità, di rivolgersi anche a clienti che magari non ha mai avuto dello stesso comune, piuttosto che... Okay. Però okay. Mi dispiace veramente, non saprei che altro dirle. Se la vostra attività comunque risulta vicina e raggiungibile da parte di altre persone, potranno venire, quelle più lontane ovviamente no. Mi rendo conto. Quindi l'autocertificazione di un servizio di necessità non c'entra proprio? No, però magari ovviamente se una persona di un altro comune non può trovare lo stesso servizio nel suo comune, potrà tranquillamente venire da lei, quello sì. Però ripeto, se invece nel proprio comune viene garantito un certo tipo di servizio, bisogna cercare di andare nel posto più vicino. Okay. Va bene? Va bene, grazie, la ringrazio. Grazie a lei, grazie a lei, buongiorno, 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 grazie. Ma siccome è tutto chiuso, leggo dalle mail, dove si possono fare i bisogni urgenti in città?
È un problema, ha ragione. Mi ricordo che rispondevo bisogna trattenerla nel primo lockdown, però poi mi ricordo anche che non a tutti piaceva questa risposta. Purtroppo è così, bisogna organizzarsi per evitare che scappi la pipì molto semplicemente o altre urgenze in momenti in cui non so dove poter andare. Resta inteso che posso ovviamente uscire di casa avendo fatto tutti i bisogni necessari e andare a comprare quell'articolo in quel negozio e poi tornare a casa. Insomma, credo che in mezz'ora o un'ora tutto si riesca a trattenere. Poi è chiaro che l'imprevisto è l'imprevisto, ci mancherebbe altro, ma l'imprevisto di per sé, per la sua qualità, esiste in qualsiasi campo e in qualsiasi situazione. Comunque, è vero, magari se ci fossero più bagni chimici o altri o bagni chimici, questa situazione probabilmente non ci sarebbe. Ovviamente se ci fossero dovrebbero essere mantenuti e sanificati costantemente, quindi insomma è chiaro che ci vorrebbero altri obblighi successivi. Andiamo di nuovo al telefono. Pronto? Buongiorno Paladin. Buongiorno. Sono Scherl. Ah, signora Scherl, buongiorno. 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 Ascolti, sì. Non volevo neanche telefonare. No, perché? Ma ho telefonato per parlare con lei, perché la me manca, se sai il tempo che non lo sento. Ma la sei troppo coccola, che piacere. Prego, signora Scherl. Allora, dato il signor Serbo, che ha chiamato prima, è un chiaro esempio di come siamo ridotti, non solo qua in tutta Italia, da paroni siamo diventati servi. Mm. E siamo in guerra contro il virus, perché è una guerra. E le guerre, è difficile vincerle coi consigli. Mm. Le guerre si vinci coi ordini. Gli ordini non fa parte della democrazia? Mi penso di sì. Le regole sono la prima roba della democrazia. La democrazia non può esistere senza delle regole. E non le dà di venire da dentro degli uomini, perché siamo tutti troppo vuoti ormai. Mi sento il vuoto spinto, come sento, e mi dispiace, perché Tele4 fa parte di me. Mm. Ma sentendo tutte le robe che si chiedi, che per me, non so, mi sento un UFO, perché per me non è un problema. Mm. Evidentemente certe persone problemi veri non li ha mai avuti, se si pone il problema di andare a vedere la barca a muia, o di andare a camminare a barcola la mattina, o di fare cosa faccio, mi devo andare. Mm-hmm. E mi devo andare in sto momento, non esisti. Cioè finché noi non ci rendiamo conto di questo, sarà un poco difficile dar consigli, perché a queste persone i consigli sono come acqua fresca. Cioè o te ordini o se no, giustamente, te versi tutto, te resta resta, e chi che gliela dà Paladin. Mm. Perché questa è una realtà. Questa gente, queste persone non ha idea di cosa che c'è negli ospedali, non ha idea di cosa che vuol dire lavorare 12 ore in unità coronarica o in unità intensiva, o rianimazione, vestiti coi scafandri e con tutte, certo, le robe che sei là, certo, e non si rendi o non vuol rendersi conto, perché la paura regna sovrana. Vede, signora Scherl, questi sono gli interventi telefonici che ci piacciono, perché danno un messaggio importante di persone che hanno, certo, capito, e quindi lei sta facendo anche un servizio in questo momento, sta mettendo, no, guardi, sta rendendo conto ai suoi concittadini. Non voglio fare nessun servizio, mi voglio fare solo una roba. Sì. Mi ricordo con era Tito Paladin, e penso che quei veci come mi si ricorda, non credo che il signor Serbo, che ha chiamato qua per la mascherina, gli avessi fatto lo stesso discorso sotto la dittatura di Tito, perché andavimo su di Tito con la propusnica, lascia passare, ma che assicuro che era un clima tutt'altro che disteso. Non lo posso sapere, ma lo posso immaginare. Ecco, venir qua e anche osar a dire una roba del genere dopo che te sono arrivato in una democrazia che non sei neanche casa tua, non mi scusi Paladin, non sono razzista, però a sto punto qua mi dà un pochettino per le scatole. Oltre, allora, signora Scherl, condivido tutto quello che ha detto, saluto, devo però salutarla. Ho passato tempo, mi rendo conto. Sono contenta di averlo trovato e di aver parlato con lei. Grazie, fa piacere anche a me. Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno a lei, signora Scherl.
Tante mail, troppe mail che cercheremo di leggere e anche di segnalare al dottor Marino Andolina, che fra poco entrerà in studio dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci qua di nuovo in diretta, Sveglia Trieste, fino alle 10:15, però fra 10 minuti c'è un'altra fastidiosissima pubblicità che dovremo per forza fare. Allora, siamo con Marino Andolina, il dottor Marino Andolina, Rifondazione Comunista. Buongiorno. Buondì, spero. Buongiorno e buona domenica. In realtà, buona domenica, insomma. Domenica, un accidente, ma insomma. Così è così, no? Sì. Perché questo è il primo giorno di valevole zona arancione, perciò cosa non si può fare? Non si può andare in giro da comune a comune senza un'autocertificazione che ovviamente predisponga i tre motivi di necessità, lavoro e urgenza, piuttosto che altro. E poi i bar e i ristoranti chiudono, non si può più, quindi il ritiro dell'ordinanza di ieri di Fedriga, perché sostanzialmente incideva sugli orari dei bar, ma poverino, ormai non serve più. Molta polemica da parte della regione col governo, perché insomma, perché è arrivato improvvisamente questa stoccata dopo che due giorni prima c'era stata l'intesa con Speranza? Insomma, i cittadini non capiscono molto e iniziano a domandare: tutto chiuso, dove posso andare in bagno se esco, posso andare a comprare questo, posso andare a fare la spesa? Insomma, siamo tornati al toto domande del primo lockdown. Vero, anch'io mica ho capito tutto, cioè cerco di stare attento perché non, per esempio, se guido con qualcuno in macchina, devo avere la mascherina? Sì, ma può stare vicino o può stare dietro? Mi hanno detto che i non conviventi devono stare dietro. Se non convivete, possibilmente. Sì, ma possibilmente è un'altra cosa, no? Quindi, per esempio. Anche questo. Quello che domandava il cittadino era: voglio chiarezza, per esempio, io devo avere un'autocertificazione SOR, devo compilarne due se faccio andata e ritorno, poi ovviamente sta anche al buon senso. Per esempio, adesso ci scrive una persona che dice: quando vado in giro purtroppo vedo ancora oggi persone che camminano senza mascherina, oppure la mettono ma in maniera sbagliata. Se ci troviamo in questa situazione, è finita. Poi prima ha chiamato un signore, le anticipavo poc'anzi, che addirittura aveva detto, scatenando ovviamente tutta la polemica del caso, anche giustamente, dicendo che lui non usa la mascherina, quindi siamo ancora alle prese anche con i negazionisti. Anche gli amatissimi serbi hanno detto di avere un imbecille in casa, no? È un problema statistico, ne abbiamo anche tanti noi, insomma. Secondo lei come si fa a far capire alla gente che è meglio rispettare queste norme per tutti e soprattutto però anche far capire, cioè renderci conto che lavorativamente si fa fatica? Insomma, la sanzione va sempre bene, io sono un strano comunista che apprezza molto la repressione, mi sarebbe piaciuto vederla in questi mesi e non c'è stata, quindi i miei concittadini sono comportati mediamente male, soprattutto quelli di età medio-bassa, ma anche media, no? Anche fino a 50 anni c'era molta gente che faceva capannello fuori dai bar e io dovevo camminare in mezzo alla strada rischiando la vita perché il marciapiede era occupato da gente senza mascherina. Però non ho visto che in rarissime occasioni un vigile urbano. Quindi io avrei sperato che la loro attività principale non fosse quella di dare la multa a quelli che sono in sosta vietata, ma fossero andati a brincare quello che si comporta male. Ieri devo ammettere che i triestini finalmente l'hanno capita, però ce n'è voluto. Cioè ieri, passeggiando per città, ho visto i nasi coperti, cosa non frequente in passato, però purtroppo questa virtù arriva un po' tardi, ormai è fatta. Ieri tra l'altro tanti nasi coperti, quasi tutti per fortuna, però anche è anche vero che è stato come una sorta di ultimo giorno, no? Di ultima cena, se vogliamo usare anche paragoni di questo tipo. Perché? Perché la gente ha detto: è l'ultimo giorno che posso uscire, fare l'aperitivo, posso andare nei bar, posso sbizzarrirmi con le mie attività, e quindi sono usciti in tanti, no? Questo è un messaggio, questa è una cosa che si può fare, è accettabile perché tanto è l'ultimo giorno, o invece è preoccupante perché vuol dire che la gente appena ha un minimo di laschezza ne approfitta? Come detto, ieri non è andata così male, io ero anche in centro
C'era molta gente, però non ho visto comportamenti particolarmente sconvenienti. Però fino al giorno prima si è visto di tutto, per non parlare di agosto, settembre, ecco. Cioè, quindi noi abbiamo lavorato per il virus ringrazia e adesso pasteggia liberamente. I giovani, chiedo scusa il termine giovani perché appunto i giovani sono quelli sotto i 70 anni per me, giusto, hanno fatto il possibile per prendersi il virus sapendo di essere quasi quasi invulnerabili, quindi hanno accumulato tutto il virus che c'era in giro e adesso se lo stanno portando a casa da papà e dal nonno e quindi adesso la seconda ondata di cui abbiamo parlato tante volte qui a Tele 4, vero? Molte volte. Quando eravamo soli a gridare nel deserto, adesso è arrivata e sta crescendo. Cioè, anche se il numero di contagi non aumenta moltissimo, no? Perché la curva si è visto che si è un po' rallentata, perché il virus ha mangiato quello che c'era fuori, sta aumentando il numero dei morti, purtroppo. Temo, non ho certezze, ma insomma. Temo no, che viaggiamo adesso su minimo 8 morti al giorno in questi ultimi giorni, sarà fino a toccare quel picco di 20 dell'altro ieri, che è stato abbastanza. Ma comunque quei 500 italiani che muoiono ogni giorno mi seccano un poco. Cioè, ci stiamo abituando a questi numeri come fossero numeri delle azioni in borsa o delle previsioni del tempo. 500 morti, 520. Sono 500 vite spezzate. In un giorno solo. E anche che sono vecchi la maggior parte. Se tu spari un bambino o spari un vecchio, prendi comunque l'ergastolo, sono sempre vite. Poi vite anche utili, perché molta gente mangia grazie alla pensione del babbo e del nonno di questi tempi infelici, vero? Quindi siamo persone che hanno fatto questa Italia nel bene e nel male, ma insomma buttarci via adesso non mi sembra cortese e neanche utile, ecco. Ci continuano a chiedere, gli ospedali sono pieni di malati di varie patologie che vengono passate tutte per Covid solo perché quest'ultimo ne aggrava la patologia come qualsiasi ceppo influenzale degli anni passati, solo allora non avevamo capito come guadagnarci sopra e come controllare la libertà dei cittadini. Allora, ho comunque letto questa mail perché leggo sia le cose che a favore che contro. Ok, adesso è chiaro che c'è stata tanta polemica in passato, si muore col Covid, si muore per Covid oppure si muore perché il Covid ha accelerato il processo. In ogni caso la malattia c'è, indipendentemente dal fatto che uno obiettivamente avendo già altre patologie, però se il Covid non fosse intervenuto magari quella patologia continuava a essere curata, no? Cioè io vorrei lanciare questo messaggio. Insomma la ringrazio per queste citazioni perché così mi fanno arrabbiare e divento più vivace. Perché ero un po' moscio stamattina al risveglio. Insomma, il negazionismo non è morto. C'è ancora gente che crede che sia un virus da poco, che sia un'influenza, che ce l'hanno messo le multinazionali, qualche deep state, cose del genere. È una malattia che esiste, grave, gravissima, che risparmia parzialmente i più giovani, per motivi che sono ancora di interesse scientifico. Però non conviene prenderlo perché almeno non avendo ancora conosciuto i parametri esatti di questo virus sotto studio, comunque hanno già detto che ci sono probabili danni a lungo termine a qualsiasi età lo si prenda, giusto? Certo, e poi non è ancora sicuro che una seconda infezione non sia peggio della prima come nella dengue, non lo sappiamo. Quindi io nel dubbio, immunità di gregge eccetera, farsi gli anticorpi, non è ancora certo che faccia bene. Quindi potrebbe anche darsi, come nella dengue, che è una malattia tropicale che fra poco arriverà da noi grazie ai mutamenti climatici, che ogni volta che la fai è ancora peggio. Non lo sappiamo, no? Quindi nel dubbio è meglio non farla, a parte che vengono citati come casi singoli drammatici anche giovani che se ne vanno, oppure che stanno un mese intubati o sotto quella terribile maschera con ossigeno, che poi non saranno più normali, sicuramente per molti mesi, fiacchi, tristi, eccetera, depressi. Ma qualcuno proprio non farà più le scale volentieri per sempre, perché il polmone può essere danneggiato per sempre. Non è proprio il caso di giocare a questo. È una malattia vera, non ce l'hanno creata i cinesi, ce l'hanno mandata, ecco. Ho conosciuto qualcuno che ha avuto una malattia con perdita di olfatto già a novembre dell'anno scorso, quindi a Trieste già un cinese pare che abbia infettato un triestino che ha perso solo l'olfatto per un po' di tempo, niente di grave, ma insomma c'era già. È una malattia che ormai c'è,
con cui dobbiamo convivere purtroppo per non pochissimo tempo, che forse il vaccino spegnerà, ma lì ci troveremo anche con i Novax che non si vaccineranno, quindi impediranno quella vera immunità di gregge, quando tutti fossero vaccinati, come si sperava. Cioè, dice, per il morbillo, ci saranno sempre quei gruppetti. Cioè, se c'è qualche signore che ha deciso di non vaccinarsi, quello resterà un serbatoio del virus. E continuerà, e quel virus durerà per anni. Se il vaccino funzionasse, non voglio ancora certezze in questo senso, se non ci vacciniamo tutti, questo virus lo teniamo per sempre, come fosse il morbillo, l'AIDS, eccetera. Allora, facciamo così, telefonata, poi andremo in pubblicità. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Ah, illustre dottor Paladin, buongiorno, buongiorno anche al suo ospite. Mi chiamo Nevio. Nevio, ci racconti tutto. Volevo dire alla dottoressa Buccarella che ieri mi ha scambiato per un altro Nevio. Il vero Nevio, quello sono io, quello polemico. Va bene. Beh, sì, perché alcuni hanno il nome, alcuni hanno lo stesso nome, i nostri telespettatori, sì, comunque sono vari. Non c'è problema. Volevo dire, io concordo al 1000% con quella telefonata della signora di Gorizia, che ha detto praticamente gli sloveni ci stanno prendendo in giro. Uno premette subito quando non sono razzista, no? Non è vero. Quando uno viene a casa mia e la vuoi fare da padrone, sono razzista. E dove sta il problema? Allora, importiamo gente dalla Libia, importiamo gente dalla rotta balcanica, noi siamo chiusi in casa, tutti gli esercizi commerciali sono chiusi, ma che paese siamo noi? Non riesco a capire, forse il dottor Andolina mi può dare una spiegazione, perché non è possibile, cosa sta facendo il nostro ministro degli esteri? Perché allora il dottor Stabile l'altro giorno ha detto, per lo stesso problema che ho telefonato, sì, ma sono trasfrontalieri, ecco, i trasfrontalieri hanno l'esenzione, non portano il virus. Beh, è chiaro che certi lavoratori devono e possono, però posso anche capire certe preoccupazioni, ci mancherebbe altro. Comunque certi lavoratori giustamente possono poter transitare da e per la regione varcando i confini. Allora, grazie, buongiorno, e ascolteremo anche il commento del dottor Marino Andolina fra pochissimo, dopo la pubblicità. A fra poco. Ben trovati a Sveglia Trieste. Allora, riprendiamo con Marino Andolini di Rifondazione Comunista un po' il commento dell'ultimo telespettatore, che è un po' il tono anche di altri messaggi. Cerco di sintetizzare più mail così, chiudere i confini, quindi intervenire sui confini, gli sloveni che alcuni riescono a venire qua, ma da loro non ci si può muovere, noi ovviamente non possiamo uscire. E quindi anche prima una telefonata è intervenuta, come quella del signore precedente, dicendo perché non chiudiamo. Secondo lei è necessario chiudere, non serve, per via del virus in questo caso ovviamente? Sì, beh, insomma, sì, chiudere sicuro, chiudere gli umani, qualunque lingua parlino, se parlano con accento lombardo io li chiuderei, ecco, perché quelli mi fanno molto più paura degli sloveni, se vogliamo dal punto di vista batteriologico. Quindi ogni essere umano può portare il virus, e quindi prendersela con chi ha una lingua diversa mi pare veramente, insomma, razzista o sciocchino. E, cioè, in questo momento io direi agli stranieri di non venire, perché rischiano di farsi male, di infettarsi, perché quelli che sono stati in Bosco, in Croazia, sono sfuggiti alle torture della polizia croata, riescono ad arrivare da noi, dopo un lungo isolamento nei boschi non hanno malattie. Possono prenderlo dai poliziotti croati e sloveni, però se arrivano integri qui da noi rischiano di ammalarsi sul serio, quindi sconsiglierei i poveri siriani che sfuggono dalla guerra di venire da noi, perché questo è un posto pericoloso. Poi sa che poi, come detto, che un serbo si comporti da cretino non vuol dire che i migranti sono cretini. Cioè, noi ne abbiamo abbastanza da non invidiare nessun'altra popolazione, ecco. Questo tono della mail è interessante. Allora, innanzitutto, vabbè, faccio i complimenti al dottor Marino Andolina, ci scrive il telespettatore, condivido in pieno le sue parole in tutto e per tutto, mi chiedo se le cose a Trieste sarebbero trattate in modo diverso. Il sindaco di piazza ha sempre guardato gli interessi economici alla salute piuttosto che alla salute dei cittadini, bisognava fare una cosa equa, le situazioni tipo di via Torino, quindi la conclamata via degli aperitivi, sono invece state intollerabili, così ci scrive il telespettatore. Sì, ovviamente io sono medico,
E quindi vedo le cose come i miei colleghi che chiedono il lockdown totale, la zona rossa italiana, da molto tempo. Sì. Cioè io vedo la situazione da un certo punto di vista, che non è l'unico, è rispettabile. C'è anche quello economico, perché si muore anche di fame, c'è gente disperata, non escludo che aumentino i suicidi, eccetera. Quindi sono vite distrutte. Quindi io posso accettare, non condividere, ma accettare opinioni che vedono anche l'aspetto economico della cosa, ma intanto i morti sono economicamente negativi, quindi è bene sapere che è meglio nel dubbio restare vivi, anche se rovinati. È sotto gli occhi di tutti, non voglio fare il maramaldo, cioè quello che cammina sui corpi degli altri, che i politici nel nord-est, ma in buona parte d'Italia, hanno sbagliato, hanno sostenuto le proteste, perché fare le Cassandre è finita male, nessuno le credeva ed era anche antipatica, poi è stata uccisa. No. E quindi chi promette sventura non gode neanche di una buona sacca di elettorato. Quindi ricordiamo che in Piazza Unità c'erano dei politici, posso dire di centrodestra o di destra, che sostenevano le giuste proteste dei commercianti. Quindi, spostandosi da un lato, perché in quel momento era più utile dal punto di vista elettorale sostenere libertà di impresa, eccetera. No, adesso non pagheranno per questi errori, perché la gente ha sempre una memoria brevissima, cioè una specie di Alzheimer sociale, per cui uno può dire le stupidaggini che vuole, perché tanto se lo dimentica. Non se facessimo la lista delle stupidaggini dette anche da questo governo, ma insomma da molti esperti di virologi ci sarebbero più che altro la confusione che hanno parlato in tanti, no, tra i virologi, e alcuni dicevano delle cose, altre delle altre. Questo al cittadino ha creato un po' di panico confusionale, perché certo. Io ho davanti a me una figura che giustamente reputo autorevole, ma se poi il giorno dopo accendo la televisione in un altro telegiornale sento un medico uguale che mi dice però un'altra cosa, allora io ho dei dubbi, no? Certo, se io ho già una convinzione e voglio rafforzarla, perché quello che appunto è un problema è che io so già una cosa, ma se qualcuno mi dice che ho ragione, benissimo, poi ho una laurea in medicina, quindi è fatta. Quindi se Bassetti, altri politici, insomma, virologi schierati politicamente dicono che il virus è morto d'estate, allora aperitivo, eccetera, no? E quindi ci sono responsabilità agli altissimi livelli, anche scientifici. I politici hanno fatto quello, ma anche i politici sono cittadini normali, certo. Hanno le loro idee, si aggrappano a opinioni di qualche referente importante e dicono le loro stupidaggini. Adesso paghiamo tutti assieme, i politici un po' di meno, perché come detto noi dimentichiamo quello che hanno fatto. Ci chiedono invece dalle mail se è possibile riuscire a tracciare in qualche modo chi ha già avuto il Covid, no? Cioè riuscire a capire se adesso sono stati potenziati quei sistemi, come magari il test sierologico, si parlava molto, quindi se esiste una maniera efficace di capire ora chi l'ha avuto. Se si fanno gli anticorpi, IgM e IgG, per sapere chi l'ha fatto. È stato fatto, credo che anche al Burlo, mi pare che il 15% mesi fa, 10% del personale aveva superato vittoriosamente questa infezione. Non so se sono dati veri, ma è stata una comunicazione non ufficiale. Quindi c'è modo di sapere, il problema è che gli anticorpi non durano per sempre, durano qualche mese, quindi se arriverà il vaccino non è escluso che il vaccino l'ha fatto 2-3 volte all'anno addirittura, ma io pronto a farlo se funziona, perché 3 iniezioni certo. all'anno per restare vivo le faccio volentieri. Assolutamente. Quindi abbiamo già di questi dati a livello anche mondiale, eccetera, cioè sappiamo, qualcuno sa meglio di me la prevalenza, quanti hanno già avuto un contatto col virus, sono unità per cento, in certe zone della Lombardia sono due cifre, più del 10%, cioè certi paesi delle Bergamasche, eccetera, avevano numeri giganteschi, quindi come detto. Questi stranieri dell'Ovest sono molto più pericolosi di quelli dell'Est. Dell'Est. Andiamo al telefono, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Sì, buongiorno. Chiamo, volevo fare giusto un intervento, ma volevo solo fare una premessa, che ho sentito il dottor Rondolina che ha detto
Allora, sinceramente gli fanno molto più paura i lombardi, no? I lombardi infatti sono stati chiusi nelle sue regioni, sono regione rossa. Mm. Non guardi il razzismo dappertutto dove anche non c'è. Il signore giustamente ha detto perché non chiudiamo i confini, non sono razzista, semplicemente perché come ha paura dei lombardi ha paura anche degli sloveni. E io personalmente ho paura anche della zona Serbia e company che fanno il lavoro, sono tutti senza mascherina, sono molto free da questo punto di vista. Comunque chiudo perché non era questo il mio intervento. Volevo solamente dire che ieri pomeriggio, ieri a pranzo, ero sulle rive, fare un giro sul molo, e mi è caduto l'occhio sui locali asiatici che sono là in zona, insomma, no? Sì. C'era un macello di gente allucinante. Io sono passato, c'era anche la Rai che filmava, all'interno stanno 100 persone, comode, tutte attaccate e senza mascherina. Io mi dico una cosa, controlli zero. Zero, cioè, soprattutto ieri, poveri chiudono. Ma che senso ha chiudere allora? Allora, adesso manca un giorno, poveri, lasciamoli lavorare, giustamente, li lasciamo lavorare, ieri macello, giusto? Fra 2 settimane riapriamo, hanno appena riaperto, poveri, 4 giorni, lasciamoli lavorare, tutto giusto, ma quando ci verremo fuori da sta roba? Bella domanda. Cioè, i controlli, io capisco un municipale, un poliziotto che va nei locali, va nei locali, si fa vedere anche lui va a pranzo con la sua famiglia nei locali e non vuole esporsi. Il problema è anche questo, dovrebbe essere qualcuno di esterno, un militare a controllare qualcosa, perché loro abitano e vivono qua. Non si vanno a mettere tante volte nei casini, tra virgolette, no? Secondo me, non tutti, però diciamo la situazione non è così facile. Ciò, non dico fare militare diventa una roba brutto, sì avete ragione, una guerriglia, ho capito, ma una cosa esterna, non so, perché altrimenti diventa difficile anche tutto, secondo me. Va grazie. Bene, grazie, buongiorno, grazie. Buongiorno, grazie, commentiamo quello che ha detto il telespettatore. D'accordo per l'aspetto della mancata repressione, cioè io non ho visto, ci saranno stati, ho letto sul piccolo di multe, di così, ma vorrei sapere dove le hanno prese, io non vedo controlli. Cioè, non fisicamente non vede, cioè, qui come detto, le pattuglie in questi tempi, in quest'ultimo mese soprattutto, io andavo in mezzo alla strada, in via Piccardi, eccetera, perché il marciapiede era pieno di gente, dove era il vigile? Stava mettendo la multa o era malato, poverino a casa, aveva preso anche lui qualcosa? Non credo che i vigili abbiano paura di essere riconosciuti perché cattivi che poi gli bucano le gomme, non siamo mai stati spero a questo no, livello. Insomma. No, non credo che i vigili si metteranno anche la maschera tipo i Nox per non essere riconosciuti. Cioè, vedo controlli di carabinieri più che altro, qualche macchina di vigili certo, però il controllo strada per strada, bar per bar, non l'ho mai visto. Non l'ha visto. E ci continuano a dirci, tra l'altro... Ieri era una vergogna, sulle rive di fronte all'acquario tutti i locali pieni alle 13.45, chi con la mascherina, chi senza, chi fumava e chi non fumava, attenzione, questo è interessante. Allora, grazie a Tiziano per la mail che adesso commentiamo, ovviamente tanta gente in città, ok, ai tavolini dei bar, ultimo giorno, ok, l'abbiamo capito. Si sta valutando, non so se verrà fatta, insomma, parlavamo con il vice sindaco Polidori che poi ha detto che avrebbe parlato con Di Piazza, di un'ordinanza antifumo, cioè ordinare, predisporre con ordinanza comunale che le persone che non potranno abbassare la mascherina nemmeno per fumare, a meno che non stiano magari ferme, fisse in un posto senza andare in giro, isolate, cioè io sono in Piazza Unità, non posso accendermi la sigaretta, vado verso le rive, magari sto attento che attorno a me non ci siano persone nel raggio di 20-30 metri e mi fumo la mia sigaretta. Questa è una proposta che è reale, secondo lei come... Bravo Polidori, una giusta almeno. Mm. Cioè io veramente come non fumatore mi sono sentito discriminato, perché quelli che con la sigaretta possono stare con la mascherina bassa, per non parlare quelli col bicchiere, ma insomma, perché io sì e quelli no, no? Quindi anche ai tavolini la scusa in viale, tutti senza mascherina perché hanno il bicchiere davanti, no? Certo. Quindi sicuramente il fumo non è un'attività essenziale. Ci chiedono se è anche un veicolo. No, non di, credo. Di certo, i fumatori hanno più tosse dei non fumatori, ecco quella, quindi la tosse è un pericolo. Chi fuma ha il rischio di ammalarsi seriamente di più degli altri, quindi è un problema anche sanitario di una certa importanza. Ma insomma,
I diritti di noi non fumatori vanno rispettati. Parità di diritti, libertà, libertà di tenere la mascherina tutti assieme. Bravo. Allora leggiamo un'altra mail, sono davvero tante, chiedo scusa ai telespettatori ma sto scegliendo quelle anche un po' più in tema con la situazione che stiamo vivendo in Friuli, Venezia Giulia. Buondì, mi scusi, per quanto riguarda gli autobus chi controlla se sono troppo affollati? Anche perché adesso c'è questo 50% e non più l'80% di capienza da rispettare, già prima era difficile verificare, no? Perché comunque la gente si muove la mattina e molti contestavano il fatto che per esempio gli anziani, con cui assolutamente nessuno se la vuole prendere, ma in questo caso gli anziani potevano evitare di andare proprio in giro senza avere bisogni impellenti, ma per muoversi liberamente, senza andare per forza in giro tra le 8 di mattina e le 10, quindi insomma posticipare l'uscita mattutina semplicemente per evitare che insieme agli studenti e ai lavoratori si salga in bus assieme. Questo ce lo chiedono spesso. Vabbè, io mi sto facendo dei muscoli fantastici, ho anche molto più fiato del solito perché cammino molto, io sull'autobus non ci salgo proprio. Lei evita quindi, proprio magari proprio se può no, di salirci? Non mi ricordo l'ultima volta che ho preso un autobus, dalla primavera scorsa, una volta sì l'ho fatto, era vuoto eccetera. Ma io credo che se non mettiamo il controllore sull'autobus o comunque posti di lavoro... Anche perché l'autista non può mollare il volante. Credo bene. Quindi... Poi non può neanche mollare, tirare il freno e cacciare giù quelli che sono saliti, esatto, in eccesso. Se non mettono un controllore, una telecamera o un contapassi eccetera sugli autobus, pare improbabile, credo che la soluzione sia a zona rossa. Delenda Cartago. Se va e basta. Abbiamo capito che è lì che i veicoli di contagio sono soprattutto, quindi sui mezzi pubblici, sugli spostamenti ovviamente delle singole persone se non si comportano come devono, di qui la polemica anche di tanti ristoratori e attenzione che dicono noi forse siamo il posto più sicuro dove venire. Lei come la vede la differenza tra i vari gli ipotizzabili luoghi di contagio? Quali sono? Quelli che l'hanno presa e la portano a casa dal nonno. All'esterno, gli autobus, certamente, i capannelli di persone anche all'aperto che stanno attaccati per più di un quarto d'ora assieme, amorevolmente, eccetera. Tutto quello che avviene in ambiente ristretto. Purtroppo non vedo soluzioni se non quello del lockdown totale, cioè perché qui non ne usciamo. Quindi potrebbe essere che dell'arancione è solamente un passaggio, a meno che non succeda qualcosa di miracoloso, che veramente la situazione migliori perché la gente ha capito, perché il virus si è stancato, eccetera. Noi, anche il vento è riuscito a salvarsi perché, grazie, no, non perché sono più bravi di noi, ma perché probabilmente qualcuno voleva fare uno scherzo a Federica per rompere l'asse leghista del nord-est. Quindi veramente non l'ho capita questa della discriminazione fra noi e i veneti, ma insomma tutto quello che è stato fatto finora erano pannicelli caldi, cioè, tentativi di dire beh ho fatto qualcosa anch'io, no? Cioè ridere anche sui morti è sgradevole, ma questa epidemia come è stata gestita, le ultime ordinanze, non si esce alle 22 perché il virus è un vampiro, esce solo di notte, possibilmente se c'è luna piena, ma comunque si accontenta anche dei giorni da nuvolo, no? Ecco, perché? È ragionevole, perché quelli che si comportano male di solito escono a quell'ora, no? Perché fanno capannello, vanno a mettersi assieme dopo la sera, mentre quelli di una certa età alle 10 sono a casa sulla poltrona a leggere un libro, no? Quindi, ma anche gli innocenti sono costretti a stare a casa. È stato necessario proprio per il cattivo comportamento di qualcun altro, non perché il virus sia notturno. Certo. Quello di poter prendere il caffè solo seduti, anche perché il virus colpisce a 1,5 metri. Se stai più alto te lo prendi, possibilmente. Un po' ridicolo, vero, governatore? Ma questo era per limitare il fatto che, per esempio, quei tavolini piccoli in cui si sta in piedi, la gente è molto vicina da bocca a bocca. Sono a 30 centimetri. Sempre regole assurde, irrazionali, per contrastare un comportamento irrazionale. Irrazionale. Quindi alla fine fanno quello che possono, poverini, poi arrivano al ridicolo appunto di quel tentativo di Federica di salvarsi.
di salvare la regione dall'arancione, che è stato così ridicolizzato dal governo. Ha detto che erano d'accordo di fare questa mini limitazione, ma quelli hanno detto sì, l'accordo era sì, fai pure, ma tanto te castagno lo stesso. Poi resta il fatto che appunto in Veneto non c'è nessuna differenza, ma il governo ha voluto probabilmente dare un colpetto a questo asse del nord-est, a dimostrare che il nostro povero Fedriga vale come due de briscola quando comanda bastoni, quindi anche questo non è stato simpatico, però è solamente un passo, anche i veneti fra poco cambiano colore. Cioè è destino che mutino i colori, come dire, delle varie l'Italia, regioni. Cioè il futuro è Italia rossa. Anche perché siamo, come dire, all'inizio dell'inverno, alcuni chiedono ma il virus è arrivato, o meglio, ce ne siamo accorti l'anno scorso a febbraio-marzo, c'era già ma ce ne siamo accorti a febbraio-marzo e l'inverno era quasi finito e adesso invece l'inverno finisce a marzo e noi siamo a novembre. Quindi... C'è qualcuno, il famoso Grisanti, quello che ha salvato il Veneto nella prima ondata, che poi è stato messo da parte da Zaia perché era una Cassandra sgradita, ha detto adesso dobbiamo prepararci la terza ondata, cioè, la seconda è già venuta e adesso ce la godiamo tutta, ma il problema è che è possibile che per motivi anche economici, politici eccetera, nel periodo natalizio si allentino un po' i vincoli, perché la situazione migliorerà un pochino. Lei no? Lo crede? Allora, perché questa è una domanda fondamentale, cioè è tutto fatto per salvare il Natale? Cioè ci sarà un tana libera tutti per quei 2-3 giorni natalizi per consentire alle persone di portare i regali ai parenti, di congiungersi, oppure si farà un Natale molto diverso dal solito e al massimo nel proprio nucleo familiare? Cioè, se come è possibile, cioè vede già che quest'onda sta appiattendosi, non vuol dire che sta calando, cresce, ma cresce più lentamente, quindi aumentano i morti, però un po' meno degli altri giorni. È possibile che in dicembre la curva sia piatta o addirittura sia in leggera discesa. Questo non vuol dire, quindi ci ritroviamo in situazione come eravamo in aprile-maggio, no? Quindi la cosa si ferma un pochino. Per motivi politici o per motivi naturali, o la gente decide che se ne sbatte e va dal nonno col panettone, o il governo molla un pochino, avremo una fase di apparente di calma a cui seguirà una terza ondata, quella di febbraio. Quindi dobbiamo già organizzarci forse alla terza ondata di febbraio, cioè io secca fare proprio allora, il rompiscatole. Roberto ci dice, buongiorno, sono sempre per Boschi, ciclabile, ferrata e ci sono è pieno di sloveni senza mascherina, noi invece siamo chiusi. Andolino, un grande, non sono di sinistra, messaggio personale del... Nessuno è perfetto. Del telespettatore. Oltre alla sigaretta deve essere evitato anche la consumazione camminando, tipo gelato, castagne e chupa chups, che in questo periodo va molto, così anche Alex. Però noi dobbiamo sentire il telespettatore che sta attendendo da un po' al telefono. Pronto? Buongiorno, sono io? Sì, buongiorno signora. Volevo fare una domanda al dottore, no? Allora, parlano tutti del vaccino, di sto Covid, sì. Però manca ancora l'influenzale. Verranno questi vaccini o non verranno più? Perché non se li trovano da nessuna parte, nessuno li chiede, nessuno parla. Perché mancano ancora migliaia di persone che non l'hanno fatta ancora. Come sarà? Se può darmi una risposta? Perché io aspetto questo vaccino e non se lo trova da nessuna parte. Lei parla del vaccino anti-influenzale? Sì. Cioè sì, sono in arrivo le altre dosi, abbiamo fatto un servizio anche la settimana scorsa, arriveranno breve. Quando? Hanno detto al 15, però nessuno sa niente. Arriveranno a breve, a brevissimo, anzi signora, grazie per la segnalazione perché avremo appena avremo notizie più precise, anche magari grazie a qualche comunicazione che della SUGI, ne daremo immediatamente contezza, d'accordo? Ma la guardi, che lo interrompo. Allora chiedo in farmacia e nessuno non sa niente, non sa dare una risposta, non sanno niente di niente.
Vabbè, ma vedrà che arriverà la risposta a brevissimo, abbia fede, d'accordo? Grazie, buona domenica. Grazie, buongiorno. Sì, ce lo chiedevano anche tramite me, no, i vaccini anti-influenzali. Anch'io vorrei farlo. Il mio medico mi ha detto che appena gli arriva me lo farà, quindi sono certo che prima o poi farà. Però è un problema reale, cioè la nostra sanità territoriale è crollata a livello nazionale e anche da noi, quindi colpa di qualcuno. Di molti, anche molto indietro, non solo di centrodestra. Quindi il territorio langue e il virus se ne è approfittato, cioè c'è la gente che è morta a casa, morta in casa di cura senza vedere un medico e cose del genere. Per il vaccino è un problema simile. Chi me lo farà? Il mio medico mi dice, sì, io sono prontissimo a farlo, però se la gente mi arriva in ambulatorio ben in fila, uno di questi risulterà a posteriori positivo perché si è fatto il tampone per altri motivi, mi chiudono l'ambulatorio. Infatti chiedono che vengano destinate delle strutture specifiche appunto, dal Dipartimento di Prevenzione. Per... Certo, e dopo però magari dovremo trovarci i drive-in o i drive-through in cui ci metteremo in centinaia in fila a beccarsi il virus, eccetera. Non è una situazione facile, proprio con una situazione territoriale vicino all'inesistenza, perché è veramente tragica. Mi domando tecnicamente come faranno. Che il vaccino esista, siccome lo vendono volentieri, sono convinto che la quantità sarà sufficiente. Vorrei sapere come tecnicamente verrà fatto, quante ore dovrò stare in fila per farmelo, eccetera, perché io sì voglio vaccinarmi, ma sono anche pigro, mi secca stare in fila, eccetera. A proposito di questo, vorrei ricordare che in Spagna hanno fatto un lavoro in vitro, ovviamente solo in vitro, ha dimostrato che tutti i vaccini antinfluenzali eccetera non hanno cross reattività col coronavirus, quindi non proteggono dal coronavirus, quindi il vaccino per l'influenza non protegge dal coronavirus, evita solamente errori di diagnosi, no? O la debolezza acquisita che facilita poi le successive infezioni, mentre il DPT, difterite tetano pertosse, ha qualche molecola non ancora definita che è simile al coronavirus, e quindi ci si domanda se i bambini che ricevono anche un eccesso di dose di vaccino, se vogliamo, di DPT, vengono vaccinati molto di frequente, abbiano una difesa contro il coronavirus acquisita grazie al vaccino DPT. Io fra l'altro sono contento perché tempo fa ero andato a vaccinarmi senza appuntamento per errore, per la rabbia, per andare in Siria. E ho detto no, adesso senza appuntamento non possiamo farlo, se vuoi ti facciamo il DPT, vabbè, fammi qualcosa. E quindi io mi sono fatto il DPT. Parrebbe che almeno in provetta questo difenda dal Covid. Quindi i vaccini qualche volta possono essere utili. Ovviamente è inutile dire alla gente andate a vaccinarsi per il tetano, perché adesso ci sarà la fila, sarà bloccato tutto, eccetera. Però chi si è vaccinato per DPT, oltre a quelli che hanno il gruppo zero del sangue, oltre a quelli che sono femmine, che sono più giovani, eccetera, questi sono rappresentano una popolazione leggermente avvantaggiata. Dalle mail andiamo in pubblicità, ci dicono: ma allora non conviene chiudere anche a Natale per scongiurare la terza ondata? Quindi insomma, quindi anche supposizioni ovviamente per evitare casomai una ancor più grave recrudescenza. E poi una persona ci chiede: sono residente nel comune di Muggio, ho un appuntamento per il cambio pneumatici il giorno 18 novembre dal gommista che ha sede nel comune di San Dorrigo, potrei andare o devo disdire? E qui mi tocca rispondere: se lo stesso servizio è garantito nel suo comune vada lì, se no può andare obiettivamente fuori dal comune. D'altronde purtroppo gli adeguamenti sono necessari. Allora, pubblicità, poi commenteremo anche le mail e anche le altre che stanno arrivando con Marino Andolina, Rifondazione Comunista, per i minuti che ci rimarranno dopo la pausa, fra poco. Allora, ben ritrovati a Sveglia Trieste, voglio vedere velocemente delle mail, una fa anche sorridere e la leggiamo subito, anzi no, leggiamo prima quella seria che ci interessa. È vero che alcuni gruppi sanguigni sono più predisposti, il gruppo A per esempio, a contrarre il Covid? Sì, ovviamente sono lavori fatti a posteriori, no? Retroattivi, hanno visto
fra quelli che sono malati, non so se fra malati in genere o solo i morti, ma penso fra tutti i malati ricoverati, hanno visto che il gruppo zero è protetto, non tantissimo, quindi 10-20% in meno, mentre il gruppo A, B e AB sono più suscettibili a questo virus. C'è anche un HLA, cioè il DNA dei trapiantanti, eccetera, il DRB1-8, che invece è suscettibile a forme gravi di Covid, però è un esame che non possiamo farci tutti, perché noi costerebbe centinaia di euro a persona, eccetera. Questo giustificherebbe perché qualche trentenne, ventenne muore di Covid. Ci sono caratteristiche genetiche che predispongono a forme gravi di Covid. Comunque, io ho il gruppo 0 e sono contento. Ecco, almeno l'età non mi avvantaggia, però il gruppo sanguigno mi avvantaggia, oltre alcune precauzioni farmacologiche non gradite a tutti, che io utilizzo seguendo anche le direttive di Trump, che è il mio modello. lui si è tirato fuori con le gamma globuline monoclonali, però prendeva anche la famotidina, che è un farmaco per l'ulcera, che è stato dimostrato che dimezza la mortalità. No, non è scientifico, perché sono pochi lavori che lo dicono, ma se l'ha fatto Trump lo faccio anch'io, no? Quindi, beh, d'altronde adesso poi... Quelli che hanno la gastrite e usano la famotidina pare che sia a ridotto rischio, se non di ammalarsi, di morte, ecco. Allora, questa mail, stanno ficcando una dietro l'altra, veramente leggerle tutte è un'impresa. Buongiorno, ho fatto un'ordinanza familiare, schiaffoni a tutti, a chi non rispetta le regole dei minimi particolari, al di là di quello che decide il governo, funziona perfettamente. Allora, Daniela simpaticamente scrive, anche per sdrammatizzare, insomma. No, ma anche i calci nel sedere, anche quelli funzionano. Cosa, facciamo un favore a questo signore Riccardo, perché dice si è sintonizzato da poco su Tele4 e chiede se lei ha già parlato. Ovviamente sì, abbiamo parlato di Covid fino adesso. Può gentilmente dare la sua opinione a questo riguardo sulla velocità con cui è stato prodotto eventualmente il vaccino? Allora, il vaccino in realtà teoricamente dovrebbe arrivare, mi pare, l'hanno annunciato per giugno 2021, poi si parlava di gennaio, poi si parlava anche addirittura di dicembre. I lavori stanno proseguendo, però sapere a che punto siamo non è facile. Sì, cioè i vaccini ci sono, li hanno prodotti, li stanno già infialando. Sì. No? Hanno investito, sono stati investiti miliardi anche nostri. Però non abbiamo una data ufficiale, no, ancora? Ah, no, cioè ci sono speranze, ovviamente è un problema politico, no? Perché chi, come Trump, non vuole le mascherine, eccetera, e dice ma tanto arriva il vaccino, ha visto, è già pronto e cose del genere, no? La Pfizer ha dichiarato dopo le elezioni americane, guarda, questo ha fatto arrabbiare Trump, ha detto me l'avete detto dopo per non avvantaggiarmi, no? Cioè, tutto questo viene utilizzato in politica. Hanno detto, con dati un po' scarsini se posso dire, che funziona, ha funzionato in pochi pazienti, però perlomeno non parrebbe non abbia fatto danni. Insomma, è molto probabile che questo vaccino, ma anche altri, funzionino. Gli annunci di funzionamento dipendono anche da come va in borsa, perché ovviamente chi dice il mio vaccino funziona, zac, e il giorno dopo dovrebbe essere anche vietato, secondo me, se uno è quotato in borsa, no? Mi pare che si chiama, diciamo, che c'è un po' di inside trading in qualche modo. Questi... Ma, insomma, a parte tutte cose sporche che possono succedere quando qualcosa di vitale viene prodotto dai privati e non dagli stati, perché purtroppo questo è liberismo bellezza, se il vaccino deve farlo un privato, dobbiamo accettare il fatto che lui cerchi di guadagnarci e di muovere il mercato in un certo modo. I vaccini sono già pronti, sono decine, c'è quello russo pubblicizzato anche per motivi politici immediatamente, no? Putin l'ha fatto fare anche a sua figlia, che pare che sia ancora viva. Gli israeliani mi sa che prendono il virus cinese o russo, perché non sono mica scemi, ho detto che funziona, ma per motivi politici noi dobbiamo dire di no a quelli orientali. Il vaccino è probabile che arrivi, e che arrivi anche in tempi relativamente brevi per alcune fasce a rischio. Secondo me potrebbe essere la soluzione della terza ondata, che una terza ondata arriverà la prossima primavera, penso.
Posso dire anch'io qualche stupidaggine che poi verrà smentita, no? Ma insomma la mia opinione è che avremo una terza ondata da febbraio in poi, e in quel momento il vaccino sarebbe molto utile, quindi se arriva potremo uscire almeno da quest'ultima fase della tragedia. Ma ricordiamo sempre, come abbiamo già detto qui, che l'influenza del 1918 ha ucciso solamente 1 milione di persone nella primavera del 1918, come noi in questo caso, e 50 milioni durante l'inverno. E poi c'è stata anche una seconda onda, una terza ondata, con un altro 1 milione di morti nella primavera successiva. Quindi se il vaccino arriverà e non farà danni, eccetera, dovrebbe essere la soluzione per la terza ondata e per il nostro futuro, altrimenti questo coronavirus vivrà con noi per sempre, come l'influenza. Allora, cerchiamo di dare altre risposte, fra un attimissimo vado al telefono, prima questa mail. Buongiorno, chiedo al dottor Andolina se i cannabinoidi o l'olio CBD combatte il virus, ce lo chiede Cinzia. A molta gente farebbe piacere, no? non ho idea, non sono un grosso esperto. So che ci sono studi su questo, ma non confermano e non negano nulla, no, per il momento. No, è che siccome insomma molta gente è contenta di poterlo fumare in libertà, ogni volta trova magari una scusa. Siccome come tutto, le molecole vegetali hanno qualcosa che funziona su questo, su quello, contro il tumore, contro la nausea, è anche vero per alcuni aspetti. La cannabis per alcune patologie è ampiamente utilizzata, ma come tante altre cose, solo che se è cannabis allora è ancora più sacra di altre. Anche l'artemisia, quella con cui si fa il Pelinkovet, una variante dell'artemisia, pare che funzioni contro il virus. Non ci sono conferme. Ci sono centinaia di cose che possono funzionare, ma al momento abbiamo molto poco. E allora andiamo al telefono, pronto? 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 Dirò pronto un'ultima volta. Niente, non sento nessuno, e allora a questo punto, se non mi viene in soccorso una mail dell'ultimo secondo... Sono le 10 e un quarto quasi, e le campane ce lo segnano, abbiamo la finestra aperta, purtroppo sentirete, anzi credo che sentirete già il rumore, speriamo che non disturbi troppo, ma fra poco finirà. E quello che ci continuano a chiedere è anche riguardo invece a alle problematiche che ci sono per gli spostamenti, cioè i servizi essenziali sono considerati tali in tutti i contesti, ci chiedono, piuttosto che a solo alcuni, nel senso se li posso trovare anche nel mio comune. Certo è che obiettivamente chi sta in un comune molto piccolo molti servizi non li troverà e gioco forza dovrà spostarsi, come di per sé comunque disagevole stare in questo momento in un comune piccolo. Sì, sì, ma ho visto che oggi sul piccolo Federica diceva che appunto chi sta in un comune piccolo e non ha una risposta a un bisogno essenziale può rivolgersi a un altro. C'è un problema di autocertificazione, anche di saggezza di chi lo fermerà, perché è comunque sempre sgradevole essere fermati da un poliziotto che dietro di sé può avere il blocchetto con la nota, 1.000 euro di multa se hai sbagliato, no? Quindi un po' di angoscia c'è, quando si viene fermati c'è sempre. Questo la notizia che i comuni piccoli possono spostarsi è utile. È seccante che noi non possiamo andare a Muggia o a San Dorligo, ecco. Sì, sì, anche su questo poi l'altro ieri il sindaco si è veramente arrabbiato parecchio, lanciando parole al vetriolo anche al ministro Speranza. Questa mail è interessante, vorrei sapere il parere del vostro ospite su Andolina, sulle mascherine a scuola per 6-7 ore consecutive senza poter fare una boccata ogni tanto. Un primario mi ha detto di respirare e bere acqua ogni 15 minuti. Beh, se bevo acqua ogni 15 minuti penso che la sera sarò morto annegato. E sarà spesso in gabinetto dove potrebbe incontrarsi. Sarò spesso in gabinetto, quindi insomma cambiamo primario se il primario ha consigliato così. Però sì, possiamo rispondere alla prima parte della domanda, sì, magari. Sì, sono i tempi che un chirurgo tiene la mascherina, no? Attaccata al naso. Le mascherine normali, quelle cosiddette chirurgiche, quelle di carta, si possono tenere all'infinito, non danno fastidio. Quelle FP, cavolo, eccetera, quelle sono un po' dure da sopportare, proteggono meno gli altri, paradossalmente proteggono se stessi, quelle non vanno usate, quelle danno veramente fastidio perché bisogna
premere contro la valvola, ma le mascherine normali che sfiatano ai lati liberamente, che impediscono solamente alle goccioline di partire in questo senso, ma in realtà il fiato esce comunque ai lati. Infatti prima ci dicono non si può non si può respirare anidride carbonica tutto questo tempo, in realtà defluisce. No, assolutamente, cioè, purtroppo queste mascherine filtrano solamente molto parzialmente, non filtrano proprio, come quelle visiere che si mettono così, impediscono alle tue goccioline di flug, cioè le goccioline del tuo respiro, di partire verso qualcun altro. La tua atmosfera però ti gira attorno alla testa comunque, quindi se uno ti sta molto vicino se le prende lo stesso. Okay. No? Quindi riducono il rischio per gli altri, ecco. Ma non fanno assolutamente male, i bambini non avranno l'ipercapnia, l'acidosi respiratoria, non saranno ipossici, eccetera. È un fastidio, però devo dire che io, tenendo in servizio costantemente per decine d'anni, non ho avuto grossi danni, neanche cerebrali, almeno non apparenti. Ecco. Le chiedono, Andolina, se è utile l'app Immuni. Comincio a dubitare che non serva a niente. Cioè, avevo un po' di fiducia, ma ho sentito anche Grisanti, appunto, quella persona di cui più mi fido a Padova, che ormai poteva servire all'inizio, ma adesso con questa diffusione del virus diventa impossibile tracciare i contatti, eccetera. Cioè ormai abbiamo lavorato troppo per il virus, diffondendolo tanto che ormai un'app così è improbabile che funzioni. Comunque non sono un esperto e non oso dare un'opinione. Comincio a avere dei dubbi che possa ormai funzionare. Allora, sto cercando veramente di... ne sta arrivando una ogni 5 secondi. Buongiorno, è troppo costoso mettere gli igienizzanti per le mani sugli autobus? Grazie. Ecco, dopo, è chiaro che sappiamo che in ogni posto dove andiamo ci sono i dispenser, no? Dove è chiaro poi che uno può anche portarselo dietro però il suo igienizzante, no? Anzi, io consiglierei di acquistarne uno e appena finisce di acquistarne un altro. Costa 1,50 euro. Ora poi li troviamo, si ricorda il primo periodo ovviamente di pandemia, era incredibile, non si trovavano mascherine, non si trovavano igienizzanti, lì era grave la situazione, adesso però insomma possiamo organizzarci. Ci sono più igienizzanti che grappa in giro, insomma, cioè, ormai l'alcol ha una diffusione gigantesca. Assolutamente, restando fatto il salvo che se si è a casa il sapone da mani va benissimo. Certo, cioè ovviamente bene se lo mettono sugli autobus, però come detto... Io non ci salirei sugli autobus, questa è la soluzione. E spero, tristemente spero, che ci mettano in zona rossa in modo che il problema si risolva. Mi dispiace per quelli che soffriranno, cioè sarà una tragedia. Cioè lei dice sarà impopolare questa proposta, ma però... sarà terribile, perché tante famiglie sono già oggi disperate per il lavoro che perdono, eccetera. Però qua bisogna salvarsi la pelle. Rischiamo di morire sul serio, quindi... Io sono per chiudere tutto almeno un mesetto e dopo vedere che effetto fa. Una mail ci dice esattamente questo, tutti chiusi fino a marzo, aiutando però le categorie economiche. Fino a marzo sperde, no? Poi si aprirebbe anche un incredibile problema di riuscire a finanziare i ristori per così tanto tempo, effettivamente non so neanche se sarà possibile. Beh, un'idea il mio partito ce l'avrebbe, si chiama patrimoniale. Che sembra una cosa da comunisti proprio, no? Chi ha più di 1 milione, io potrei dire 2 milioni di euro in banca, dà 10.000 euro, credo. No, dico 10.000 perché questo è quello che fanno in Spagna, e non sono tanto comunisti, e nemmeno in Belgio, che non sono proprio comunisti per niente. Quindi già in Europa è stato applicato. Quindi siccome qua bisogna tenere in vita quelli che vanno nei bar, negli alberghi, cioè, tutta questa disperazione va in qualche modo risolta, attenuata, e quindi siccome siamo in guerra, come una volta si dava l'anello al fascio perché dovevamo costruire cannoni, adesso sacrifici vanno chiesti a chi può, e quindi una patrimoniale è necessaria, se no qui la gente veramente si suicida. Chi ha di più può contribuire. Cioè veramente, se io avessi 1 milione o 2 milioni in banca, tirare fuori 10.000, una tantum, non cambierebbe nulla la persona, cambierebbe molto per gli altri. Potrà dire, ma io ho già pagato le tasse, benissimo, spero. Ma in ogni modo è un momento critico, bisogna soffrire tutti e qualcuno
dovrà soffrire un po' più di altri, potendoselo permettere. Quindi seguiamo gli spagnoli, seguiamo i belgi e altri paesi che si associeranno. Patrimoniale, lo chiede la Rifondazione Comunista, spero che comincino a chiederlo anche altri. Qualcuno anche nella Lega comincia a pensarci, mi pare. Perché... Allora vedremo. Intanto abbiamo ancora 4 minuti, anzi no, meno, 3 minuti e 20 secondi. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie dalla persona che ci segue da Udine, tanti oggi che hanno chiamato e scritto da Udine. Trovo il vostro ospite di estremo buonsenso, segnalo anch'io molte persone, in modo particolare i giovani, che approfittano del bar per abbassare la mascherina e della scusa del fumo per fare altrettanto, pur rimanendo accanto agli altri e sotto il metro di distanza. Insomma, non fa altro che rivangare un po' quello che ci siamo raccontati in quest'ultima ora. A questo punto direi ultima telefonata per il più presente Marino Andolina e poi chiuderemo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, scusa, vorrei fare una domanda al dottor Andolina. Prego. Se quella macchinetta che vendono in farmacia per misurare l'ossigeno, se sono valide? Se sono valide? Ah, sì, ha presente, certo. Di che macchinetta sta? Certo, ne ho due io. Ok. Voleva chiedere qualcos'altro? Scusi, vorrei sapere il valore che dovrebbe essere. Sì. Allora, si chiama saturimetro, ossimetro, o pulse oximeter. Insomma, il saturimetro è un ditale che si mette sul dito e dice quanto ossigeno abbiamo nel sangue. I valori normali sono 97-98, perché è la percentuale di emoglobina che è saturata con l'ossigeno. Diciamo che bisogna chiamare il 118 quando si va sotto, eccolo là, bravo. Eccolo qui, facciamolo allora. Grazie alla signora che ha chiamato. Ci provi, ecco, se è sotto i 95 chiami l'ambulanza. Ok, va bene. Quindi questo è adesso appena Massimo, che giustamente il regista gentilissimo ci ha portato il dispositivo. Adesso Massimo, se riesci, grazie mille, a inquadrare il dispositivo. Quindi praticamente si inserisce il dito dentro, l'indice per e compare, eccetera. Ovviamente su una le mani congelate. Cioè, in questi giorni ho visto una signora che tende ad avere proprio le dita gelate, allora sembrava che stesse morendo, invece non è vero. Se uno ha le dita fredde, perché è andato fuori e aveva le mani in acqua fredda, è possibile che dia dei valori addirittura sotto i 90. Sotto i 90 uno proprio finisce in ossigeno, intubato, eccetera. 95 è una soglia di attenzione. Ecco, normalmente nel momento peggiore, io sono stato a 96, ma forse perché la macchinetta non funzionava, perché era cinese. Costa poco, dipende, cioè in farmacia può costare sui 50 euro, dai cinesi, cioè per internet, 2 euro, quindi non posso fare il nome di distributori, eccetera, ma su internet trovate delle offerte incredibili, non vi arriva subito, sarebbe bene che ce l'avessero i miei colleghi. Adesso anche il governo ha detto che bisognerà distribuire i saturimetri ai medici, come dire che non ce l'hanno? Non se lo sono mai comprato? Vogliamo anche distribuire il fonendoscopio e l'apparecchio per la pressione? Cioè, io mi aspetterei che i miei colleghi siano già comprato. Se lo hanno fatto, allora che qualcuno provveda ad aiutarli, poverini, chi glielo compri, ecco. Va bene, allora è già finita la puntata. Io ringrazio il dottor Marino Andolina di Fondazione Comunista per essere stato con noi. Abbiamo risposto veramente a tante chiamate e a tante mail. Grazie Andolina. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori per averci seguito. Vi ricordo che noi torneremo in diretta alle 19:30 questa sera. Vi mostreremo anche la situazione in città. Ci sarà un telegiornale, tra l'altro, fino alle 20 e poi si proseguirà in diretta fino alle 21. Starete con noi? Noi speriamo di sì. Buona giornata, buon proseguimento con questa domenica. Appuntamento alle 19:30 stasera.